Guarda, allora, questa è la nostra videolezione di oggi, dove abbiamo deciso di parlare di demonologia e di satanismo e di, scusate, disattivo un po' di audio, perché altrimenti ci sono questi rumori di fondo, con questo ospite di eccezione che meglio non si potrebbe avere quantomeno in Europa, che è il professor Introvigne, che come sapete è uno dei maggiori studiosi al mondo di fenomeni legati al satanismo e addirittura al vampirismo, tema su cui è davvero uno dei pochi che possiede una mole sterminata di documentazioni. E quindi ci avviamo a parlare della diavolo dal punto di vista anzitutto teologico, e poi nella seconda parte di questa video lezione il professor Introvigne ci parlerà di esorcismi, di satanismi da un punto di vista più, diciamo, sociologico e psicologico. Mentre per quanto riguarda i nostri iscritti, cercheremo di delineare un quadro anzitutto di tipo dogmatico teologico. Ora, come voi sapete, nella demonologia cristiana di diciamo di stampo orientale, noi abbiamo due grandi protagonisti della demonologia, no? Che sono Giovanni Crisostomo e Evagrio Pontico. E poi abbiamo tutta una serie di riflessioni sull'azione straordinaria, no? Del diavolo fatte da Nicodemo, la Ghiorita. Però credo che sia molto utile, dal momento che la demonologia è nata in casa latina, ed è nata precisamente, a mio parere, ad Avignone, nel periodo della cattività avignonese, quindi con Clemente V, ma soprattutto con Giovanni XXII, siamo nella seconda decade del XIV secolo, è bene che introduciamo alcune categorie generali. Nella trattazione, diciamo, tradizionale sul diavolo, cosa che è rimasta sostanzialmente uguale dal Concilio Lateranense IV, che è del 1214, se non ricordo male, fino sostanzialmente al nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, noi abbiamo una, come dire, topografia della demonologia che è collocata come l'ultimo capitolo dell'angelologia, cioè dove si parla di spiriti incorporei, di entità spirituali di tipo angelico. Esiste poi una rubrichetta in fondo, e questo lo trovate anche nel catechismo più aggiornato, in cui ci si occupa di questo tema degli angeli ribelli. Cioè viene sempre collocato in un contesto, diciamo, come genere è quello degli spiriti incorporei, e cioè delle entità spirituali. Come, diciamo, ribellione, come avversione, come dice Tommaso, locuzione intellettuale negativa nei confronti di Dio, no? E quindi la topografia, la collocazione, diciamo, geografica della demonologia tradizionalmente nella teologia dogmatica è sempre stata configurata così. Anche se voi vedete, per esempio, i principali manuali di dogmatica, quelli adottati dalla Chiesa Cattolica Romana, quelli per esempio che sono adottati, che ne so, alla Gregoriana o all'Urbaniana o alla Lateranense, io ve ne dico due o tre. Poi secondo me il migliore è quello, per esempio, di Ott, di Ludovico Ott, che è morto negli anni Ottanta, secondo me il più bel manuale di teologia dogmatica che ci sia. Ma poi ci sono, per esempio, quelli di Hartmann o quelli di Pöhle, no? Voi trovate sempre la trattazione dei demoni, di Satana e delle attribuzioni del diavolo in appendice, come elemento caudale della teoria angelica, cioè della teoria degli spiriti incorporei. Ora, per la verità, questa dottrina, che entra a pieno titolo nel Nuovo Testamento con le tentazioni, le tre famose tentazioni che sono nei sinottici,
ma non sono in Giovanni, no? E quindi Gesù nel deserto, che viene tentato con le famose tre domande e le tre risposte, che sono poi poste anche alla base dei tre ordini, diciamo, nel pauperismo del 300, castità, povertà e obbedienza, no? Sono le tre risposte che configurano quelle tre virtù. Ed è l'inizio della vita pubblica di Gesù. Ecco, quindi un primo dato teologico significativo è che l'incontro con Satana è l'inizio della vita pubblica di Gesù. E quindi questo periodo di 40 giorni nel deserto, che evoca allegoricamente, simbolicamente, i 40 anni della peregrinazione del popolo di Israele, vengono collocati nel Nuovo Testamento, e qui ha il suo ingresso questa sorta di entità spirituale ribelle, negativa, che noi chiamiamo Satana. In realtà nel Vecchio Testamento, però, e su questo sono d'accordo sia la patristica latina che quella greca, nel Vecchio Testamento Satana è pochissimo presente. Pensate, in tutto l'Antico Testamento il nome Satan, l'ebraico, il lemma ebraico Satan, citato solo 4 volte. Citato in Giobbe, citato in Isaia, citato in Zaccaria. Ed è citato, secondo alcuni, in Numeri 22, dove si parla della figura che si mette in mezzo, no? E che quindi si colloca in una posizione di, come dire, di interposizione di un cammino. Ecco, quindi quattro significati in quattro testi biblici diversi che utilizzano il termine ebraico Satan, in quattro contesti e quattro significati teologici molto diversi tra loro. Quindi le fonti in cui si parla di demonologia nell'Antico Testamento sono veramente pochissime. Poi c'è il tema dell'angelo caduto, c'è il tema di Lucifero, che voi ben conoscete, no? È un passo celebre di Isaia, quindi la stella del mattino che cade dal cielo. In realtà, sia i filologi che gli esegeti biblici più illuminati, se ne togliamo uno, che è padre François d'Hermin, che però secondo me ha torto, concordano nel dire che in realtà qui non ci si riferisce a un principe del male, Lucifero, ma ci si riferisce in burla a Nabucodonosor, re di Babilonia, no? Quindi in realtà Lucifero è ancora meno citato rispetto a Satana. L'elaborazione rispetto al diavolo è ovviamente una sorta di prestito dalla mitografia persiana, dalla mitografia ebraica precristiana, no? In particolare si fa riferimento nell'elaborazione, poi nella patristica e nell'Alto Medioevo, alla, diciamo, identificazione degli attributi del diavolo tendenzialmente ai demoni persiani, ecco, in particolare alla figura di Angry Manu. Per chi volesse un po' approfondire, no? Esiste nella, come dire, spiritualità originaria, nella mitografia, diciamo, dell'Iran, diciamo, del mazdeismo originario, una dualità tra gli Amesha Spenta, cioè gli angeli buoni, gli spiriti buoni, creati da Ahura Mazda, e questa figura di Angry Manu, che ha esattamente gli stessi attributi di Satana, no? C'è una caduta originaria, c'è un peccato di libidine. Nel suo caso c'è un peccato di libidine molto particolare, perché leggere attentamente i testi Mazdei si scopre che in realtà questo Arimane, questo principe nero, questo demonio, che viene addirittura citato da Giacomo Leopardi, che gli dedica addirittura una poesia, questo Arimane in realtà non sa far altro che odiare. Ma con la sua astuzia, Ahura Mazda riesce a convincerlo a starsene buono per un certo numero di migliaia di anni,
e lo scaraventa in basso. Quindi c'è questo tema continuo del combattimento spirituale, delle legioni angeliche, delle legioni demoniache, che poi ritorna e ovviamente avrà la sua, come dire, struttura definitiva nell'Apocalisse, no? Quando si parla di San Michele, Arcangelo, e della vittoria finale sulle legioni diaboliche. Il materiale, come vedete, non è molto, le fonti bibliche non sono granché, soprattutto quelle veterotestamentarie, sono invece un po' più numerose quelle neotestamentarie. Come sapete, ci sono 7 episodi di esorcismo nei Vangeli che hanno caratteristiche molto diverse tra loro, perché in alcuni casi Gesù dice all'indemoniato: non dire a nessuno che ti ho liberato. In altri casi, per esempio quello di Gesara, gli dice: no, vai e di a tutti che ti ho liberato dal demonio. Ora inizia a porsi dal terzo secolo, dal quarto secolo, una necessità di sistemazione di 3 elementi fondamentali, di 3 domande fondamentali che si fa ogni buon cristiano, no? Allora, c'è qualcuno che ci... scusate, disattivo un po' di audio, perché altrimenti abbiamo i soliti rumori di fondo, abbiate pazienza. Abbiamo 3 domande fondamentali. Queste 3 domande potremmo, diciamo, sintetizzarle così. Allora, c'è qualcuno che ci attacca. Primo, chi è che ci attacca? Secondo, come agisce chi ci attacca? E ci porta nel peccato e quindi ci porta nella lontananza da Dio e quindi ci porta nella morte. Come ci attacca e perché ci attacca? Terza questione. Come difenderci da chi ci attacca? Ecco, la nascita della demonologia si sviluppa attraverso questi 3 grandi interrogativi. E devo dire, c'è un'evoluzione interessante, sì, in Agostino, ma soprattutto in Tommaso. Tommaso se ne occupa tantissimo di questo tema, della risposta a queste 3 domande nella Summa Theologica, non nella Summa Contra Gentiles, nella Summa Theologica, e dà una serie di risposte molto interessanti che ancora oggi i domenicani considerano dirimenti. Per esempio, se voi seguite, sono 2, secondo me, 2 massimi esperti di demonologia di parte, parliamo cattolica, di parte latina, sono il professor Carlin, Paolo Carlin, e il professor François-Marie Dermin, che è di origine canadese, ma insegna ormai da molti anni in Italia. E ha scritto alcuni libri di demonologia abbastanza interessanti, partendo proprio dalla riflessione di San Tommaso, e cioè quali sono gli effettivi poteri del diavolo e quali forme di attacco possono essere classificate, possono essere considerate. Sapete che nella nostra dogmatica, sia diciamo latina che ortodossa, noi distinguiamo tra azioni del diavolo di tipo ordinario e azioni di tipo straordinario. L'azione ordinaria del diavolo è tradizionalmente considerata la tentazione. La tentazione, noi abbiamo l'esempio, come dire, manualistico, l'esempio paradigmatico nelle 3 questioni che affrontano Gesù e Satana nel deserto, no? E da lì si può partire. C'è il grosso problema che Giovanni invece non ne parla, ma sia Luca che Matteo che Marco, insomma, fanno coincidere questi temi fondamentali rispetto ai quali si può dedurre l'azione di Satana, che da un lato aggressiva, dall'altro seduttrice. Quindi c'è l'arma della minaccia e c'è l'arma della lusinga. E quindi l'azione ordinaria, che è poi un'azione ordinaria che stavolta si distingue tra ordinaria esterna e ordinaria interna, quella esterna è sensibile, cioè agisce attraverso i cinque sensi, no? Quindi abbiamo le allucinazioni visive, olfattive, no? Il gusto, e poi abbiamo le azioni straordinarie. Allora, azioni straordinarie, forse dico delle cose ovvie per molti di voi, ma visto che comunque è un corso base bisogna riepilogarlo. Le azioni straordinarie sono state in qualche modo sistematizzate già da Agostino, poi riprese da Tommaso e poi riprese molto, ma molto, ma molto bene da Nicodemo la Fiorita.
in campo, diciamo, ortodosso, in campo greco. E noi le possiamo sostanzialmente riepilogare come l'infestazione, che si riferisce ai luoghi, quindi a spazi di tipo fisico, una casa, un luogo, addirittura una città. Poi abbiamo queste tre forme invece che attaccano la persona con vari gradi di pericolosità e di intensità, e sono l'ossessione, la vessazione e la possessione vera e propria, cioè l'incorporazione, quando sostanzialmente dice già Crisostomo, c'è una sorta di assunzione di controllo di Satana dall'interno del corpo. Mentre le prime due forme, secondo alcuni è più grave l'ossessione, secondo altri è più grave la vessazione sostanzialmente sono dei dispetti, ecco, sono delle cose che succedono, che noi magari riteniamo inspiegabili, poi le concateniamo tra loro, no? La suggestione psichica fa la sua parte, qualsiasi buon esorcista ha un'equipe di medici e prima cerca sempre di capire se vi sono delle cause di tipo diagnostico, nosografico, psichiatrico, psicanalitico, e non vi è alcun tipo di basamento, meno che mai di ossessione, no? Quindi nel procedimento esorcistico serio è evidente che c'è una propedeutica, c'è una fase preliminare di accertamento diagnostico. E cioè la prima cosa che deve fare l'esorcista, questo lo dice già Tommaso, pensate, nel 200, è escludere altre cause. L'esclusione di altre cause vuol dire anzitutto l'intervista, l'interrogatorio della persona. E cioè la sua vita, le sue frequentazioni. Poi Giovanni XXII elaborerà una sua tesi particolare, ma su questo ci soffermeremo un attimo perché ne vale la pena. Perché secondo me il vero inventore della demonologia, come la intendiamo noi, cioè come possibilità di strutturare in modo definitivo un'indagine su quelle tre questioni che abbiamo detto, chi ci attacca, come ci attacca, perché ci attacca, e terza, come difenderci da chi ci attacca, la fa un papa avignonese. Quindi abbiamo detto l'azione ordinaria, tipo tentatorio, e le quattro azioni straordinarie, che sono un crescendo. Non è detto che avvengano in termini necessariamente l'una dopo l'altra, possono anche direttamente agire con una possessione diretta nei casi più gravi. Su questo la demonologia è abbastanza unanime nel riconoscerlo, ma quello che forse oggi meriterebbe un attimo di attenzione prima di dare la parola al professor Introvigne è una cosa tra il tragico e l'inquietante e il divertente, e cioè la nascita della demonologia. Ecco, una vera e propria demonologia, secondo me, ma devo dire che su questo ci sono dei testi importantissimi, per esempio uno dei più grandi antropologi francesi, Bourreau, che ha fatto un libro proprio su questo, la demonologia di Giovanni XXII. Ora, voi sapete che Giovanni XXII, nessun papa si è più chiamato Giovanni prima di Roncalli per praticamente sei secoli, no? Allora, io sono andato a studiarmi negli anni scorsi, ma è uno studio che avevo già iniziato nel 2008, questa personalità di Giovanni XXII, perché è un vero rompicapo, sia per gli storici che per, ovviamente per chi ci crede, per gli esoteristi, ma soprattutto per i teologi, perché la dottrina di Giovanni XXII è una dottrina che ha mandato in serio pericolo secoli e secoli di quella che noi chiamiamo teologia dell'intimidazione, no? Cioè l'idea
che vi fossero due giudizi, il giudizio particolare, individuale al momento della morte e la parusia, il giudizio universale. Allora, adesso inquadriamo un attimo la vita di Giovanni XXII e poi io vi racconto che cosa è successo a Giovanni XXII, perché sono delle cose veramente incredibili. Pensate che tutto parte dal processo, allora collochiamo storicamente, no? Giovanni XXII viene eletto Papa in un modo incredibile, e cioè sapete la famosa maledizione dal rogo di Jacques de Molay, per chi è stato a Parigi dal Ponte Nuovo, no? C'è quella lapide che ricorda quel giorno famoso, mi pare l'11 marzo, no? L'11 marzo del 1314, alla fine di questo processo durato 7 anni, c'è il rogo e dal rogo Jacques de Molay lancia una maledizione e dice il re, il papa, tutti i miei nemici moriranno entro l'anno, ok? Quindi parliamo dell'anno 1314. Ora, nel mese di aprile, quindi un mese dopo, Clemente V, che è il papa che ha appunto, diciamo, assecondato il governo francese nella persecuzione e nella fine dei templari, avverte un terribile male all'intestino. Lo portano a vedere ad alcuni medici. È passato appena un mese dalla maledizione di De Molay, perché è successo a marzo e quindi siamo ad aprile. Questo papa, che non è vecchio, perché ha poco più di 50 anni, Bertrand de Goth, avverte terribili mali all'intestino. Bene, a metà aprile muore di tumore all'intestino. Prima questione. Seconda questione. Arriva l'estate, Filippo il Bello va a caccia. Andando a caccia, gli rimane un piede impigliato nella staffa del cavallo, cade da cavallo, ha delle complicazioni cardiache, secondo alcuni ha anche un ictus, insomma, muore pure lui. 2 o 3 mesi e muore pure lui. Ora, che succede? Che a questo punto non è mica facile trovare uno che accetti di fare il papa. E infatti passeranno 2 anni prima che venga nominato Giovanni XXII, che è il nostro Papa, secondo me, vero strutturatore della demonologia, e questo Papa, che è un tipo stranissimo perché crede alle streghe, crede ai malefici, crede ai complotti, è convinto che la moglie di Filippo il Bello, Giovanna di Novara, sia stata ammazzata a seguito di un rito magico fatto da un arcivescovo che quindi lui fa arrestare, eccetera, eccetera. Quindi questo Giovanni XXII, io non so se poi fosse tanto convinto di voler fare il Papa in un contesto del genere, credulone e superstizioso com'era. Sta di fatto che dopo 2 anni, sapete chi risolve il problema di un conclave che non finiva più, che è durato 2 anni? I Guasconi. Sapete chi erano i Guasconi? No? I Guasconi erano una sorta di milizia mercenaria molto agguerrita, molto aggressiva, che a un certo punto irrompe all'interno del conclave, che durava da 2 anni, siamo credo nel 1316 se non ricordo male, e in pochi giorni a quel punto, col conclave occupato da quello che si definirebbe ante litteram il bivacco di Manipoli, viene nominato questo giurista, canonista francese, che è laureato in giurisprudenza, Jacques Duez, che assume il nome di Giovanni XXII e che dà subito vita a una serie di atti che sono incredibili dal punto di vista dottrinale, dal punto di vista teologico. Fa avviare una cosa molto interessante, tra l'altro, la canonizzazione di Tommaso, di San Tommaso d'Aquino. E scopre che negli atti di una precedente istruttoria per la canonizzazione di Tommaso d'Aquino, c'è stata una testimonianza incredibile. E cioè, pensate, Tommaso d'Aquino era morto da 45 anni, no?
E quindi era molto difficile trovare nel processo di canonizzazione a Tommaso qualcuno che l'avesse conosciuto di persona. Dopodiché si presenta ai giudici un italiano che si chiama Giovanni Blasio, Giovanni, se non ricordo male, Giovanni Blasio, che a sua volta è un magistrato, è un giudice anche lui. È un giudice anche lui, è l'interrogatorio. Come se niente fosse, questo inizia a raccontare degli episodi successi a San Tommaso. Lui racconta, io all'epoca ero un ventenne, però seguivo Tommaso, e fui testimone di alcuni episodi molto strani. Per esempio, una volta a Tommaso gli apparve un demone e si presero a pugni, lui e questo demone. E io e i miei confratelli vedemmo questo combattimento pugilistico. Ma Tommaso, questo demone lo conosceva già. A quel punto il funzionario del tribunale che sta istruendo la pratica di canonizzazione interrompe il verbale e viene chiesto a Blasio di spiegare meglio che cosa voleva dire che Tommaso conosceva già questo demone. E vengono fuori delle cose incredibili, perché viene fuori che San Tommaso, secondo questo Giovanni Blasio, vi prego di evitare questi rumori di fondo. Scusate, disattivo gli audio. Che cosa fa? Dice candidamente, noi abbiamo i verbali di questa testimonianza, dice sì, perché San Tommaso quando all'università rubavano i libri, qualche studente, qualche iscritto rubava i libri. Che cosa faceva? Faceva un rito di evocazione con uno specchio, evocava i demoni e i demoni gli facevano scoprire che era il ladro. Ora capite che il Papa, di fronte alla lettura di atti processuali di questo genere, che cosa può fare? Quello che oggi si definirebbe mandare gli atti alla procura. Infatti, il Papa manda gli atti alla procura. Poi Giovanni Blasio, già settantenne, muore, però il Papa che cosa fa? Fa mettere sotto tortura tutta una serie di personaggi, i quali gli confermano che effettivamente l'evocazione dei demoni avviene molto frequentemente attraverso gli specchi. Quindi lui fa addirittura una decretale proprio, speculis, in speculis, cioè per proibire l'uso degli specchi a fini di evocazione demoniaca, e soprattutto si mette in testa, dopo l'episodio di Demolè, non basta l'episodio di Demolè, viene fuori in un altro processo dell'Inquisizione che un arcivescovo e due, tra virgolette, satanisti, cioè evocatori di demoni, che cosa hanno fatto? Odiavano talmente Filippo il Bello che decidono di fargli morire la moglie. Tenete conto che la moglie era giovanissima, Giovanna di Navarra aveva 35 anni, giù di lì. Ecco. Che cosa fanno? Fanno un questo c'è il verbale, anche questo, nel libro dell'Inquisizione. Fanno un pupazzo di paglia. E fanno fare da uno scultore un ritratto della moglie di Filippo, di Giovanna, e poi fanno un rito di evocazione di Astaroth e di Asmodeo, la pungono con degli spilli, com'è, come non è, Giovanna di Navarra muore a 35 anni, un mese dopo questo rito. Ora c'è un altro aspetto ancora più inquietante, che Giovanna di Navarra dà a Filippo sei figli. Nessuno di questi sei figli, nessuno di questi suoi discendenti avrà un erede maschio. Infatti si estingue lì, difatti poi dovranno arrivare i Valois a sostituire, no? Da lì nascerà lo scontro, poi la Francia e l'Inghilterra, tra l'altro la guerra che durerà 100 anni, quindi la guerra dei 100. Quindi Giovanni XXII, di fronte a questi accadimenti, non sa più cosa pensare. E allora dice: ma allora queste evocazioni dei demoni funzionano sul serio? E allora
questo, secondo me, è l'atto di nascita della demonologia, diciamo in termini, tra virgolette, scientifici, cioè di analisi definitiva rispetto alle categorie, no? Potremmo dire epistemologiche, no? Sia ideografiche che nomotetiche, cioè l'individuazione di leggi di carattere scientifico rispetto non solo all'esistenza dei demoni, ma alla loro azione, alle forme della loro azione, alla presenza di un'intelligenza e di una volontà, alla possibilità di spostamenti rapidi dei demoni da una parte all'altra, alla loro capacità di intervento sull'intelletto umano e sul libero arbitrio, convocando una commissione chiamando i 10 teologi più autorevoli di tutta la cristianità, tra cui un italiano, Del Carretto, che tra l'altro farà il parere, secondo me, più condivisibile e più qualificato dal punto di vista teologico. E quindi Giovanni XXII si mette in testa di risolvere una volta per tutte questo problema. Chi sono i demoni? Come possiamo riconoscerli? Come possiamo eventualmente utilizzarli? E se l'evocazione, l'incantesimo, il maleficio costituisca, e questo è l'ultimo quesito che viene dato a questa commissione di 10 teologi, costituisca di per sé un'eresia. Ecco. Infatti c'è un libro molto bello che si chiama Satana eretico, che è di Querignana, che vi consiglio di leggere. Allora adesso interrompo 5 minuti e do la parola a Monsignor Filippo, che ci dice anche lui qualcosa su Jacques Duez, cioè su Papa Giovanni XXII. Prego Filippo. Allora, innanzitutto era un Papa francese, imposto, come giustamente ha detto Monsignor Giusio, dai Guasconi. La Guascogna è un territorio della Francia al confine con i Paesi Baschi e i Guasconi stessi sono di etnia basca. Papa Giovanni XXII è noto in Italia, e molti di noi l'avranno letto, magari lo ricorderanno poco, perché è citato da Dante nella Divina Commedia e quest'anno è 700 anni dalla nascita di Dante. E è citato soprattutto in due canti della Divina Commedia. Nel 18° canto, che si svolge, se non erro, nel sesto cielo, cioè nel cielo di Giove, dove stanno gli spiriti giusti, e dove stanno gli spiriti giusti, Dante approfitta per condannare i papi corrotti. E parlando di Giovanni XXII, Dante dice: ma tu che sol per cancellare scrivi, pensa che Pietro e Polo che moriro per la vigna che guasti ancor son vivi. Ma tu che sol per cancellare scrivi. Allora, questo per cancellare, perché Giovanni XXII, che era chiamato anche il Papa banchiere, che proveniva peraltro da un paese che si chiamava Cahors, che era famoso perché sembra che sia stato pieno di usurai, quindi già la provenienza non era tanto ben felice. Sembra che questo dava le scomuniche che poi toglieva in base ai soldi, per cancellare scrivi. Cioè tu pagavi e lui toglieva la scomunica. E diceva, pensa che Pietro e Paolo morirono per la vigna, cioè per quella chiesa che tu guasti, e loro invece sono ancora vivi perché stanno in paradiso. Papa Giovanni XXII fu accusato di abrogare tanti benefici a ordini religiosi, dove chiedeva una percentuale per la Chiesa centrale e incamerare al demanio pontificio per arricchirsi. Fece coniare dei fiorini con la sua effigie. Spengo un momentino perché sennò qua... Fece coniare dei fiorini con la sua effigie
e un contemporaneo di Dante, un certo Giovanni Villani, che peraltro era anche un sacerdote, non era oltre che uno storico e uno scrittore. Se non erro, è lo stesso che ha scritto la storia dell'Anglia, cioè la storia dell'Inghilterra, quindi è uno dei più grandi storici di quel periodo. Disse che questo papa raunò infinito tesoro con milioni di fiori d'oro, vasellame, corone, croci, mitri e altri gioielli. Oltre questo è citato anche nel 17° cielo, quello delle stelle mobili. Ora, questo cielo è importante perché in questo cielo San Pietro fa tutta una filippica contro la Chiesa e contro canto. Quelli che usurpa in terra il loco mio. Diciassettesimo canto, dove San Pietro attacca quelli che usurpa in terra il loco mio che vaga nella presenza del figliol di Dio. Lui ce l'aveva più che altro con Bonifacio VIII, che usurpava il suo posto, che era vacante pur nella presenza di Cristo. Questo qui è un discorso che magari si potrebbe anche riprendere, perché il discorso della Chiesa della sede vacante forse non riguarda soltanto l'attuale Papa, ma a Roma può darsi che esiste da parecchi secoli. Altre cose di cui è noto, diciamo, questo Papa è perché questo Papa, che era molto amante della ricchezza, perseguitò un po' i francescani, soprattutto i francescani cosiddetti spirituali. Addirittura ne bruciò 4 a Marsiglia, e i fraticelli. E perché lui contestava un capitolo che avevano fatto i francescani, dove sostenevano che Gesù aveva predicato la povertà apostolica, cosa che per un papa che era molto attento al denaro, questa era una vera e propria eresia. Addirittura nel 1328 fece una bolla, Cum Michael de Cesana, che era questo Michele di Cesena, francescano, Cesena, questo Michele di Cesena era il vicario, era il generale dell'ordine dei francescani. Poi la maggior parte dei francescani rimase con il Papa, però la persecuzione contro gli spirituali e i fraticelli rimase. Peraltro qualcuno di voi ne avrà avuto visto anche in televisione, perché se ne parlava anche nel film Nel nome della rosa, che hanno fatto qualche anno fa sulla Rai. Era noto anche come nepotista, perché sembrò che tra i vari cardinali ne fece addirittura tre nipoti, e è considerato anche un papa eretico, anche se poi sostengono che in punto di morte o vicino alla morte ritrattò le sue posizioni, perché sosteneva la visione beatifica differita, cioè la teoria del sonno delle anime, che quando uno muore, muore sia l'anima che il corpo, e ambedue risorgono nel giorno della parusia. E voi capite bene che in una chiesa che faceva soldi anche con le messe per le indulgenze, con le indulgenze e con le messe in suffragio, questo era una cosa che andava proprio a cozzare anche con quella ricchezza e quelle entrate che la Chiesa Cattolica, che è stata sempre una e quattrina, ha sempre visto con particolare fervore. Bene? No, voglio soltanto una piccola, altre due piccole chicche, che cioè lui, fra l'altro, impose agli umiliati altri gruppi pauperistici e monacali medievali di separare i conventi maschili da quelli femminili, perché sembra che c'erano delle comunità miste in quel periodo.
che estese con una bolla alla super illus specula il concetto di eresia anche alle pratiche di stregoneria e alla magia. Riguardo a questo, io ho scoperto per caso in questi giorni, leggendo e approfondendo il cristianesimo celtico, che in Irlanda avevano fatto un concilio dove dicevano che se un cristiano crede che nel mondo esistano le incantatrici, ossia le streghe, e che accusa una persona di esserlo, deve essere scomunicato e non può essere più accolto in chiesa fino a quando, per sua stessa affermazione, abbia revocato la criminale accusa e abbia di conseguenza fatto debita penitenza con pieno rigore. Ora, sembra che un inquisitore, certo Richard de Ledred, se non sbaglio perché nomi stranieri tante volte mi ci imbroglio, accusò una persona di stregoneria e una addirittura le fece bruciare a rogo. E il vescovo le fece confiscare i beni e lo accusò di eresia. Questo fuggì ad Avignone. Il Papa gli diede una bolla dove diceva che lui non era eretico, ritornò in Irlanda e in Irlanda fu nuovamente accusato di eresia. Ora, come potrà spiegare magari brevemente Max, in Irlanda queste tecniche, diciamo, l'Irlanda era uscita da poco dal druidismo, quindi un certo folklore dove le cose della natura potevano avere degli eventi soprannaturali era nell'ordine delle cose. Imporre una ideologia del genere in quel territorio poteva veramente causare delle stragi e poteva creare anche dei grossi problemi. Detto questo. Ok, va bene, allora perfetto. Allora, rimaniamo un attimo sulle, diciamo, novità teologiche e demonologiche di Giovanni XXII. Abbiamo detto che per Giovanni XXII, questa è una cosa che ritratterà solo un giorno prima della morte, sul letto di morte, non esistono due giudizi. Non possono esistere logicamente due giudizi. Cioè giudizio particolare e giudizio universale. Ora, questa disputa non era nuova, c'era già stata nel X secolo, ma era stata superata da San Tommaso, perché San Tommaso, affrontando questo tema, no, e cioè a fronte degli avversari, dice: ma a cosa servono due giudizi se tanto l'anima è già destinata all'inferno o al paradiso nel giudizio individuale particolare al momento della morte? A cosa serve il secondo giudizio? Tommaso aveva dato una sua risposta che per la quasi totalità dei teologi era convincente. Se volete, io ve la cerco di sintetizzare. San Tommaso dice: dopo la morte di una persona c'è il giudizio particolare che viene fatto da Dio sulla base di ciò che ha fatto in vita quella persona. Ora, tuttavia, la storia insegna, l'esperienza insegna, dice Tommaso, che possono accadere delle vicende dopo la morte della persona, fino al giudizio universale, che possono far cambiare il giudizio individuale rispetto ai, diciamo, diremmo oggi, con termini ovviamente moderni, gli sviluppi ulteriori in termini di virtù, in termini di produzione di bene o di produzione di male, che da quella vita che è stata giudicata con giudizio individuale particolare al momento della morte ha già trovato una sua destinazione, salvifica o di dannazione. Quindi per San Tommaso il problema si risolve così. Il doppio giudizio, oltre alla novità corporea, cioè la corporeizzazione dell'anima giudicata, che c'è solo nel secondo giudizio, ok, d'accordo, è evidente, no? La risurrezione dei corpi avviene allora. Ma non c'è solo questa differenza, che è una, appunto, della corporeizzazione.
cioè di un substrato fisico di riconoscibilità dell'anima che consente una identificabilità dell'anima nell'escatologia sia d'Oriente che d'Occidente. Ma su questo l'Oriente, come sapete, ne abbiamo parlato, posizioni diverse, soprattutto Evagrio e soprattutto la scuola di Nazianzio, Gregorio soprattutto. Ma c'è la possibilità che ci sia una variazione del giudizio. Ecco, Giovanni XXII a questa roba qui non ci crede. Lui dice no, il giudizio avviene subito ed è quello ed è definitivo o no? No, secondo lui no. Perché? Perché c'è un passo dell'Apocalisse dove a un certo punto ci sono le anime dei defunti che chiedono a Gesù sul trono facci uscire, oh Signore, no? E Gesù gli risponde, pazientate ancora un poco, pazientate ancora un poco. Allora Giovanni XXII dice, ma se Gesù dice quella frase, vuol dire che allora queste anime aspettano ancora. Quindi il differimento della visione beatifica, cosa che effettivamente sconvolge, perché dice, ma questo Papa che per tutta la vita ha pensato a far soldi, devono aver pensato i suoi collaboratori, uno che addirittura ha proibito agli scultori e ai pittori con un apposito decreto pontificio di rappresentare Cristo se non con una piccola borsa di monete, c'è proprio una sua decretale che è divertentissima, che io ho studiato con un professore di storia dell'arte medievale, no? In cui poi lui dice proprio, è fatta raccomandazione dal momento che si mette in discussione la legittimità del possesso di beni da parte della Chiesa, che Gesù venga rappresentato nell'iconografia, nella pittura, nella scultura, in tutte le rappresentazioni gradite alla Chiesa, con una piccola sacca di monete. Ora, questo episodio, se ricordate, viene ripreso non solo da Dante, ma anche da Umberto Eco, nel Nome della Rosa, quando c'è il combattimento dialettico tra i domenicani e gli spirituali minori, no? Con l'ala più estremista, che è proprio quella di Michele da Cesena. Michele da Cesena scappa di notte, era stato messo agli arresti domiciliari in Francia, ad Avignon, scappa di notte per raggiungere Ludovico il Bavaro a Pisa, no? E nominano un nuovo papa e fanno un processo in contumacia a Giovanni facendo un pupazzo di paglia con una maschera sul viso che rappresenta Papa Giovanni XXII, e questi francescani, finanziati da Ludovico il Bavaro, che era evidente l'influenza teorico-culturale di Marsilio da Padova, no? Il Defensor Pacis, cioè l'autonomia della sfera imperiale, civile, da quella ecclesiastica, gli fanno un processo in contumacia al fantoccio di paglia con le sembianze di Papa Giovanni XXII, e lo dichiarano scomunicato, eretico e satanista. E tuttavia i risultati di questa commissione pontificia che si occupa dei demoni e dell'evocazione dei demoni, secondo me è un po' la data di nascita della demonologia, che da allora non ha avuto grandi evoluzioni. Badate bene, se voi ascoltate le lezioni della Gregoriana, per esempio di padre D'Arminio, di padre Paolo Collin, che sono tutti domenicani, i più bravi, bisogna dirlo, i più preparati in questa materia sono i domenicani, loro sostanzialmente dicono che gli unici sviluppi della demonologia sono ancora riconducibili al Concilio Lateranense IV, quindi al XIII secolo, e a questa commissione di Giovanni XXII. Da allora gli sviluppi della demonologia sono stati essenzialmente di tipo pratico, di tipo operativo, le istruzioni agli esorcisti, la necessità della delega vescovile per gli esorcisti nella Chiesa latina, cosa che invece, come sapete, nell'ortodossia non c'è, perché invece nell'ortodossia c'è una sorta di sacerdozio esorcistico universale, perché non è
la delega del vescovo, cioè non è che il Satana o Lucifero nel momento dell'esorcismo dice all'esorcista esibiscimi la delega del vescovo cartacea, no? Anche perché essendo spirito incorporeo, no? Ecco, l'unico tema, e poi do la parola a Massimo, l'unico tema interessante nella demonologia del XX secolo è stato quello di un bel mistero, no? E cioè dal momento che noi riteniamo che il diavolo abbia la cosiddetta intelligenza intuitiva, cioè abbia intanto un'intelligenza e una volontà, che però è di tipo intuitivo, quindi non ragiona per gradi, non ha bisogno di tempi lunghi, è un'intelligenza di rapida intuizione, e quindi di capacità di spostamento, di capacità di interferenza con le funzioni ordinarie della psiche umana. Ripeto, resta ferma la pregiudiziale propedeutica analisi della insussistenza di altre cause, tipo medico, tipo psichiatrico, tipo psicanalitico. Nei casi in cui effettivamente c'è questa sorta di ossessione, vessazione, le quattro categorie dell'azione straordinaria che abbiamo ricordato, che ripeto, fanno riferimento sempre alla dogmatica della, addirittura dell'alto medioevo, un dibattito interessante, un tema non affrontato bene, secondo me, perché l'unico su cui, appunto, Ott ed Ermin che hanno detto qualcosa su questo, ma devo dire non mi hanno convinto molto. Se i diavoli, fin dal momento della ribellione originaria, che avviene, secondo l'opinione prevalente dei teologi, un istante dopo la creazione del mondo, esiste la creazione delle schiere angeliche, e questa separazione di questa quota che viene detta un terzo, ma non c'è nei testi. Il terzo è una lettura di Apocalisse, quando si dice che un terzo cadrà, no? Però si è sempre detto, la teologia, già Tommaso lo dice, un terzo degli angeli si ribellano. Ora, i temi che si sono sviluppati sono due, sono, se volete, un po' di lana caprina, però sono interessanti così per far lavorare l'encefalo, no? Primo, ma si sono messi tutti d'accordo questi angeli? Oppure è Lucifero che li ha convinti tutti? Ma se Lucifero non c'è nella Bibbia, nell'Antico Testamento? Prima questione. Seconda questione, ma se i diavoli hanno questa straordinaria potenza intellettiva e intuitiva, come tutti i demonologi osservano, non potevano intuire che la loro scelta li avrebbe portati alla dannazione, cioè che la loro scelta di mettersi contro Dio fin da un attimo dopo la creazione, quindi la precipitazione, no? Il valore metaforico, simbolico, allegorico della precipitazione li avrebbe messi definitivamente in una posizione contro Dio, se la loro intelligenza intuitiva fosse così folgorante. Ecco, su questo Paolo Carlin mi pare che abbia detto delle cose interessanti, però è un dibattito tuttora aperto. Sulle azioni pratiche, sui fenomeni esorcistici, sulla presenza di Satana, delle sue più o meno organizzate comunità nel mondo, do la parola invece, ma per lui la libertà argomentativa è assolutamente garantita al 2000%, al professor Massimo Introvigne. Prego Massimo, se avete qualcosa scrivete in chat che poi vi rispondiamo. Sì, buonasera. Io non sono un teologo, ma come dico sempre, non vi è necessità della teologia per parlare di satanismo, a rigore neppure per alcune considerazioni sociologiche sugli esorcismi, ma è meno la mia materia. Perché il sociologo che cosa fa? Si limita a descrivere chi sono, che cosa fanno, dove sono, come si muovono i satanisti, e questo prescinde totalmente da considerazioni di carattere teologico. Alcuni le persone che studiano il satanismo con maggiore acume sono atei, e quindi ripeto, la lente teologica, a mio avviso, anche per chi ce l'avesse, ed è una bella lente, per cui io il massimo rispetto, va lasciata nello spogliatoio prima di entrare e sporcarsi le mani con lo studio
sociologico del satanismo. Io sul satanismo ho scritto diversi volumi che sono forse troppi per una realtà che non è mai stata molto grande. E qui bisogna distinguere il satanismo da altri fenomeni come sono la stregoneria o la magia cerimoniale. Le definizioni non sono mai vere o false, sono degli strumenti di lavoro, ma lo strumento di lavoro che utilizzo io è quello che vede, che circoscrive, che mette dei paletti per identificare il satanismo come la venerazione in forma organizzata, quindi non mi interesso per esempio dei poeti, ma solo di gruppi organizzati, del personaggio chiamato Satana o Diavolo nella Bibbia attraverso dei rituali. Se uno guarda questa definizione del satanismo, che peraltro è condivisa fra gli specialisti storici o sociologi del tema, scopre una cosa interessante, cioè che per essere satanisti non bisogna credere che esista il diavolo. E in effetti io lanciai per la prima volta una ventina di anni fa una distinzione, anche questa oggi molto usata, fra il satanismo razionalista e il satanismo occultista. Il satanismo razionalista, che è stato a lungo maggioritario fra i satanisti, è un satanismo che non crede a Satana come persona, ma lo vede come un simbolo della liberazione dalla religione e dalla liberazione dagli ostacoli che le religioni pongono alla nostra felicità e anche al pieno funzionamento della nostra intelligenza. In fondo, prima che il satanismo razionalista si desse delle organizzazioni come la Chiesa di Satana, con sede un tempo in California e oggi a New York, una chiara formulazione del satanismo razionalista, e questo lo riconoscono anche gli americani attuali, era stata offerta da Carducci, poeta italiano, che nel suo inno a Satana salutava così: salute o Satana o ribellione o forza vindice della ragione. Gittò la tonaca Martin Lutero, gitta i tuoi vincoli uman pensiero. Ora Carducci, e lo sappiamo anche dalla sua corrispondenza con il gran maestro della massoneria Adriano Lemmi, recentemente pubblicata, non credeva che il diavolo esistesse, né che esistesse Dio, peraltro, era un mangiapreti ateone, ma nello stesso tempo promuoveva nella sua loggia massonica dei brindisi in odore del diavolo, perché per lui il diavolo, che non esisteva, era però il simbolo della ribellione contro la religione, in particolare contro il cristianesimo e ancora più in particolare contro la Chiesa cattolica. Questo ci spiega perché un altro che non credeva all'esistenza del diavolo, come Giuseppe Garibaldi, ne fece portare in processione la statua a Napoli. E lo stesso fecero gli anarchici spagnoli durante la guerra di Spagna, il presidente messicano Calles e tanti altri. Quindi vi è un satanismo razionalista che però è diventato poi, nell'ambiente particolare degli anni 60 californiani, con quel bizzarro personaggio che era Anton Chandor LaVey, anche un satanismo organizzato, cioè LaVey, che anche lui diceva di non credere nell'esistenza di Satana come persona, ha fondato una chiesa di Satana a cui uno si poteva e si può tuttora iscrivere pagando una quota, ricevendo una tessera. E gli scritti di LaVey, che sono a loro modo interessanti, ma sono scritti sostanzialmente di un pensatore ateo, influenzato per esempio dall'ateismo di una delle teoriche del capitalismo americano, Ayn Rand, che cita spesso. Per cui, che cos'è Satana per LaVey?
che è celebrato con dei rituali anche molto, molto più elaborati del brindisi e della bevuta di Carducci, però questi rituali servono, sono una sorta di teatro, di psicodramma, che servono a liberarsi dell'ebraismo, che era la religione di partenza di Lavey, o per altri del cristianesimo, cioè di liberarci, cioè della religione, perché la religione ci impedisce di perseguire quelli che Lavey lo dice molto chiaramente, sono le uniche tre cose importanti nella vita, cioè il potere, il denaro e il sesso. E noi siamo frenati, quindi qualche volta non otteniamo i risultati che potremmo in queste tre categorie, perché ci facciamo degli scrupoli di natura religiosa. Quindi poi moriamo, scopriamo che dall'altra, scopriremo che, o non scopriremo, insomma, che dall'altra parte non c'è nulla, perché siamo in un mondo di atei, e non ci saremmo goduti la vita e non avremmo ottenuto i risultati che potevamo ottenere, perché eravamo frenati dall'educazione religiosa, che è molto difficile scrollarsi di torno, di qui l'irruzione necessaria, secondo Lavey, di gesti che ci facciano rompere il tabù, come la profanazione di simboli religiosi. Ma prima di cominciare con il satanismo, per esempio, Lavey, per liberarsi dei tabù, proponeva il cannibalismo. Lavey è morto vantandosi di non aver mai preso neppur una multa, era un uomo che operava nei limiti della legalità, quindi anche per mangiare carne umana ottenne dei permessi. Nella California degli anni 60 comperava dei cadaveri e poi li dava da mangiare marinati nel cognac ai suoi ospiti. Perché lo faceva? Non perché gli piacesse la carne umana, ma perché questi gesti estremi, per esempio a uno di sinistra Lavey proponeva di fare il saluto romano e di gridare Heil Hitler, perché doveva liberarsi, secondo lui, delle sue remore di sinistra, che di nuovo gli impedivano di perseguire la triade potere, denaro, sesso, con degli scrupoli di carattere moralistico. E quindi per lui tutte queste erano terapie di shock. E devo dire che il satanismo di Lavey non è mai sparito. È in gran parte un'organizzazione mail order, uno paga una quota via internet e si iscrive, però è un satanismo che è rimasto una presenza importante sulla scena del satanismo contemporaneo. Nel 1975 succede un fatto però interessante. Il vice di Lavey era un personaggio interessante, che si chiama, perché è tuttora vivente, Michael Aquino, era un alto grado dell'esercito americano e soprattutto era uno specialista nella disinformazione, quella che oggi chiameremmo la creazione di fake news per attaccare i nemici degli Stati Uniti. E Aquino era poi anche un nazista, ma questo è un altro discorso, un nazista in privato. E Aquino in realtà dice che lui aveva aderito alla Chiesa di Satana perché pensava che l'ateismo di Lavey fosse solo una facciata, ma che poi quando si penetrava all'interno si trovassero veramente delle evocazioni del demonio, nella cui esistenza lui personalmente credeva. Quando, dopo aver trascorso 8 anni nella Chiesa di Satana, si accorge che questo presunto livello superiore segreto non esiste, Aquino promuove uno scisma, crea una cosa che si chiama il Tempio di Set, ritenendo che gli ebrei avessero confuso la divinità egiziana Set con Satana, e di qui nasce il satanismo moderno occultista, cioè il satanismo di quei satanisti che pensano che Satana non sia una metafora della triade denaro, sesso, potere, ma sia effettivamente un personaggio esistente, un personaggio che possiamo evocare con dei riti particolari, ed un personaggio che una volta evocato può aiutarci
a conseguire i nostri obiettivi. Di qui una serie poi di sviluppi e di scismi. Il mondo del satanismo organizzato è un mondo molto molto frammentato, ma oggi insomma abbiamo queste due grandi quinte, una che nasce dalla Vei e che è il satanismo di tipo razionalista, quindi Satana è venerato con appositi rituali, ma è soltanto un simbolo. Invece una lunga successione di movimenti che nasce da Aquino, che rappresenta il satanismo occultista. Tutto questo è uno scenario che vale fino ad alcuni anni fa, e mi spiego subito. Quello che hanno in comune il satanismo razionalista e il satanismo occultista è che se uno incontra, e a me è capitato spesso, ho intervistato molti esponenti di questi mondi, e gli dicesse ma voi adorate il male, questi si offenderebbero molto, direbbero guardi è lei che adora il male, perché il Dio della Bibbia è il Dio cattivo. Satana è il Dio buono, ma siccome la Bibbia l'hanno scritta i sostenitori di Geova, cioè di un Dio cattivone, evidentemente hanno fatto passare Lucifero o Satana, che era quello buono, per il cattivo. Ma in verità è tutto il contrario, perché era Satana che voleva liberare gli uomini nel giardino dell'Eden dall'oscurantismo, avviandoli a pensare con la loro testa e la conoscenza, ed è stato Dio che glielo ha impedito. Quindi per i satanisti, fino a, insisto, ad alcuni anni fa, non esisteva il satanista come adoratore del male, se non nella polemica cristiana contro i satanisti, perché i satanisti erano convinti che il vero adoratore del male fosse il cristiano, e che loro in realtà adorassero Lucifero o Satana, che era lo spirito buono, diffamato dagli autori della Bibbia che ne avevano fatto lo spirito cattivo. Però la situazione è cambiata, ed è cambiata con la diffusione, soprattutto in Scandinavia, della musica black metal, perché in ambito black metal, non abbiamo qui tempo di seguire tutte le gli sviluppi di questo mondo metal di cui io mi sono occupato a lungo, nasce una terza forma di satanismo, che è il satanismo detto da loro anticosmista, e che loro proclamano alcuni musicisti svedesi e norvegesi, proclamano essere il primo satanismo nella storia dell'umanità che adora Satana in quanto spirito del male. Prima di finire in prigione, ormai ha scontato la pena ed è libero per avere ucciso un altro musicista, uno degli esponenti più famosi del black metal, il norvegese Varg Vikernes, dichiarava in un'intervista: sia Lavey sia Kino sono pseudo satanisti, perché loro adorano Satana pensando di adorare il bene, mentre io adoro il crimine, la morte, la distruzione e ogni malvagità. E quindi questi, il satanismo anticosmista di una piccola percentuale, perché nel mondo ci sono oltre 10.000 complessi di black metal e non tutti praticano il satanismo, e certamente non tutti praticano il satanismo anticosmista, però il satanismo anticosmista ha avuto una sua stagione che un critico musicale ci direbbe molto feconda, ma che poi si è esaurita. Perché si è esaurita? Perché se uno odia il mondo può fare due cose: anzitutto esprimere il suo odio per il mondo, come fece uno di questi musicisti andando in un parco e ammazzando con un gesto un po' surrealista il primo che incontra. Però poi di solito in paesi seri, magari in Italia no, si piglia l'ergastolo e quindi poi si suona in prigione. Tra l'altro le prigioni scandinave sono molto confortevoli. A Varg Vikernes avevano dato uno studio musicale e strumenti così costosi in prigione in Norvegia che non si era mai permesso quando era fuori.
Ricordo che si lamentò perché il televisore non era sì al plasma, ma non aveva il maxi schermo e non riusciva a vedere le partite di calcio in maxi schermo. Ma gli dissero che avevano già speso per lo studio musicale, insomma, un po' di comprensione anche per il contribuente norvegese. Ma soprattutto in Svezia, se uno è veramente odia il mondo e odia tutti, deve odiare anche se stesso. E così i più famosi musicisti black metal, satanisti, anticosmisti, hanno finito per suicidarsi. Alcuni hanno fatto anche dei suicidi rituali, convocando tutti i loro amici. Però effettivamente, se uno coerentemente pensa che il mondo sia male e che la vita sia male in quanto creata da un Dio buono, ma lui adora il male, quindi odia la vita, alla fine deve togliersi la vita, perché sennò non è coerente. Per cui il satanismo anticosmista è una prospettiva sì chiara, ma molto difficile da vivere, o comunque effimera, perché poi o sfocia nella criminalità gratuita e quindi questi signori finiscono in prigione, oppure sfocia più coerentemente ancora nel suicidio. Concludo, poi se qualcuno vuol farmi delle domande, ma non voglio neanche portar via troppo tempo, dicendo che quello di cui io vi ho parlato è un livello del satanismo, e cioè il satanismo organizzato, cioè parlo qui di gruppi che producono libri, tra l'altro alcuni di questi musicisti black metal hanno prodotto dei libroni, quindi non erano degli ignoranti dal punto di vista neppure teologico, altri sì, ma non tutti. E quindi sono gruppi che hanno siti internet, che hanno nomi, che hanno statuti. Negli Stati Uniti, per esempio, i principali gruppi satanisti sono anche riconosciuti dallo Stato come religioni. La VEI fece una campagna che vinse, per cui gli appartenenti alle forze armate che lo desiderassero potessero avere funerali satanici, e alcuni ne furono in effetti celebrati in un paese molto aperto in tema di libertà religiosa. Quindi questo è un livello. Quando noi leggiamo che in un cimitero sono stati scoperti dei ragazzini che facevano dei riti satanici, sacrificando il cagnolino o devastando qualche tomba, questo però è un altro livello, nel senso che queste bande giovanili, qualche volta con qualche meno giovane, sono bande che non aprono siti internet, non costituiscono associazioni dal notaio e certamente non stampano libri. Quindi questo secondo livello del satanismo giovanile, che qualcuno chiama acido perché è un satanismo che si intreccia molto col mondo della droga, è un mondo diverso, forse, che interessa un numero molto più numeroso di persone, perché poi gli aderenti ai gruppi satanisti organizzati sono poche migliaia in tutto il mondo. È probabile che i ragazzini che giocano al satanismo siano di più, qualche volta sono anche più pericolosi, nel senso che i reati veramente gravi sono maturati spesso in questi, pensiamo al caso delle bestie di Satana vicino a Varese, sono maturati in questi ambienti giovanili. Le bestie di Satana erano un gruppo di musicisti falliti, sostanzialmente di ragazzotti che si diedero ai sacrifici umani in nome di Satana. Quindi in realtà sono anche più pericolosi, ma è diciamo un livello di cui non si può ricostruire l'ideologia, perché orecchia qualche cosa dal livello superiore tramite qualche sito internet e lo mette in pratica, qualche volta appunto in modo patologico e criminale. Bisognerebbe parlare anche di un terzo livello, che è quello del satanismo delle prigioni, un fenomeno, e del crimine organizzato, che qualche volta sulla base di modelli soprattutto
latinoamericani nel folklore criminale messicano, colombiano, ma poi insomma è arrivato fino in Italia, c'è la figura di Satana come qualcuno che opportunamente propiziato può assicurare il successo delle imprese criminali. E qui concludo con una storia dove c'è molto sul satanismo, che è la storia di un padrino della droga messicano, Adolfo de Jesus Constanzo, per cui si inventò l'etichetta di narcosatanismo, ma insomma era uno dei criminali che pensava che facendo dei sacrifici umani, cioè bollendo vive le sue vittime in un calderone e offrendone a Satana, avrebbe ottenuto protezione contro la polizia. E lo fece per molti anni, senza che nessuno indagasse, visto il numero di morti ammazzati nel mondo criminale messicano, ma un giorno commise l'errore di rapire un turista americano e bollirlo nel consueto calderone, e questo scatenò la discesa dell'FBI e degli americani, che in poco tempo lo scoprirono e poi in modo molto americano dissero che era morto in un conflitto a fuoco e lo consegnarono alla polizia messicana, ma crivellato di colpi. E qui nasce una seconda parte che riguarda i miei colleghi, i quali pensarono di avere scoperto una nuova ritualità satanista e ci misero qualche anno per accorgersi che in effetti i rituali erano molto elaborati per essere stati scritti da Costanzo, questo padrino della droga, che era un semi-analfabeta. Ma che cosa era successo? Era successo che una dottoranda ispana ma americana, che si chiamava Sara Aldrete, era andata in Messico e si era innamorata di questo padrino della droga. E siccome lei stava facendo un dottorato in antropologia sul satanismo, i rituali li aveva scritti lei. E quindi è vero che c'erano dei rituali stranamente elaborati, però questi rituali venivano da un'università americana, non venivano da presunte tradizioni sataniste messicane. Ma del resto è una storia che si è verificata molte volte. Io ho un collega molto importante per la storia del satanismo, William Sims Bainbridge, il quale studiò un gruppo curiosissimo che era insieme satanista, cristiano, gnostico ed ebraico, che si chiamava The Process, e questo gruppo adorava una quaternità composta da Satana, Lucifero, Geova e Gesù Cristo. Quindi era un gruppo di ricchi londinesi junghiani che poi si trasferirono in Messico. Ma a un certo punto questo gruppo acquisì anche lui dei rituali. Pardon. Mi sentite sempre? Sì, sì, benissimo. Perché mi è apparsa una grande F. Ma acquisì dei rituali che sembravano, come dire, tradire una conoscenza della tradizione esoterica maggiore di quelli che loro avevano. E si scoprì che il sociologo William Sims Bainbridge si era infiltrato, ma non infiltrato, perché gli aveva detto che era un sociologo nel gruppo, ma erano diventati così amici che alla fine i rituali li scriveva lui. Quindi prima li scriveva e poi ci scriveva un libro sopra, basato sulla sua osservazione partecipante del gruppo. Quindi questi sono i rischi dell'osservazione partecipante, ma sono un po' i principi della fisica quantica, che qualche volta se l'osservatore si avvicina troppo altera il fenomeno. Comunque sia, che il satanismo organizzato, quello che studiano gli accademici, è un fenomeno molto piccolo, mentre un fenomeno più grosso è il satanismo delle bande giovanili, ed è soprattutto, o direi quasi esclusivamente, in questo secondo quadrante, quello del satanismo delle bande giovanili. Poi c'è il folklore satanico della criminalità organizzata, soprattutto latinoamericana, che ancora... Però sono in questi altri quadranti che troviamo veramente dei crimini gravi, mentre, ripeto, gruppi come quello di Lavey, che sono composti da buoni borghesi americani,
cercano di mantenersi rispettosi della legge, anche perché sanno che già la parola satanismo evoca dei sospetti. Quindi il povero Aquino fu accusato di abusi sessuali che oggi sappiamo non avere mai compiuto, perché se uno va in giro, magari va in televisione, è un po' il caso di Marco Dimitri in Italia, che è morto qualche settimana fa. Marco Dimitri, che ho intervistato diverse volte, povero uomo, aveva trovato il modo di vivere senza lavorare facendo Dimitri. Cioè lui andava in televisione, soprattutto da Maurizio Costanzo, che ha delle responsabilità, secondo me, nella vicenda di Dimitri, e faceva il satanista, fondatore dei Bambini di Satana di Bologna, e poi a furia di apparire in televisione ovviamente trovò delle ragazzotte che lo accusarono di averle violentate. Fu riconosciuto innocente. Fu condannato, per la verità, per un solo crimine, cioè quello di fare delle fatture senza fattura, cioè faceva dei rituali satanici ma non rilasciava fattura e quindi fu condannato per evasione fiscale, ma si era fatto un anno di carcerazione preventiva dura, quindi Dimitri a suo tempo diventò un caso abbracciato da gruppi come il collettivo di sinistra Luther Blissett, di vittima della carcerazione preventiva. Però io dissi al buon Dimitri, sono d'accordo anch'io che la carcerazione preventiva di Dimitri sia stata una delle tante follie di pubblici ministeri che vanno a caccia di sette, però dissi una volta a Dimitri che un po' se l'era cercata, perché se tu vai in televisione per declamare con accento bolognese una volta al mese Dio non può dove Satana regna, poi effettivamente tra i tanti telespettatori qualche mitomane che dice che gli hai messo le mani dove non dovevi salta fuori, e col clima che c'è il PM che ti mette dentro come capo di una setta satanica abusante si trova altrettanto facilmente. Bene, 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 bene. Grazie Massimo, grazie Massimo. Allora, ci sono 4 domande in chat, 3 per la prima parte e 1 per la parte della professoressa Intruini. Allora, mi sono scritto i titoli. Allora, inculturazione sumero-babilonese. Sì, vabbè, fenomeno. Si è parlato addirittura da parte di Hartmann di... Il manuale di dogmatica di inculturazione demoniaca, cioè effettivamente i 20-25 nomi di demoni contenuti nella Bibbia e comunque nel repertorio della demonologia sono sostanzialmente trasposizioni lessicali di divinità egizie o sumere o assire o cananee o babilonesi. Su questo non ci sono dubbi, questo è evidente. L'inculturazione nominalistica non c'entra però nulla col discorso perché dobbiamo credere. Ecco, perché dobbiamo credere, cerchiamo di sintetizzarlo così. Perché un cristiano deve credere necessariamente all'esistenza di un nemico, di un avversario, e porsi queste 3 domande fondamentali: chi ci attacca, come ci attacca, come difenderci. Perché ce lo dice Gesù. Cioè, mentre, come abbiamo detto, e nonostante i domenicani, che sono già quelli più preparati tra di loro, cerchino di spiegare con argomenti un po' fragilini riguardo al Vecchio Testamento, su cui hai ragione tu, effettivamente l'influenza della mitografia di altri popoli è troppo evidente, un cristiano deve però credere all'esistenza del diavolo, sia cristiano occidentale che un ortodosso, soprattutto per il materiale documentale che è contenuto non tanto nel corredo esegetico veterotestamentario, ma soprattutto nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento Gesù lo dice diverse volte, no? Giovanni lo dice, la prima lettera di Giovanni, la seconda lettera agli Ebrei, i Colossesi, cioè Gesù è venuto per vincere la potenza di Satana. Quindi è evidente che il riferimento è chiaro. Ora, il punto debole di questa
come dire, suggestione interpretativa evidente, no? E questo è quello su cui viene spesso anche un po' contestata la posizione domenicana. Voi sapete che i Sadducei non credevano né all'esistenza degli angeli e dei demoni, né all'esistenza della risurrezione, no? E i Sadducei erano un buon 60% della teologia ebraica del 30 d.C. Quindi diciamo, la spiritualità domenicana, la demonologia domenicana, che in Italia era prevalente, dice: ma se il padre avesse voluto far dire al figlio che il diavolo non esiste, avrebbe potuto tranquillamente farlo, perché non era mica detto che tutti credessero al diavolo. Anzi, i farisei ci credevano, ma i sadducei non ci credevano. E quindi Gesù poteva tranquillamente dirci: il diavolo non esiste. Questa è la posizione celebre, no, di François Darmé. In realtà si può obiettare, dice: sì, ma come avrebbe potuto Gesù dire che il diavolo non esiste nel momento in cui la sua legittimazione di salvezza, di redenzione, si fonda proprio sull'esistenza di un contropotere diabolico sempre in agguato, su cui costruire, questo lo diciamo da ortodossi, gli stilemi della teologia dell'intimidazione che abbiamo ben conosciuto da Agostino in poi, no? Cioè, il diavolo è sempre perennemente in agguato. La tentazione è un fenomeno umano che dimostra che Dio non è un, come dire, antagonista principiale. Cioè, mentre Dio è il principio del bene, il diavolo non è principio di nulla. Questa distinzione essenziale che fa nella polemica contro i manichei Agostino, no? Da ex manicheo qual era. Quindi il diavolo è una creatura. Quindi il diavolo non fa quello che vuole, fa quello che Dio gli permette di fare. E infatti un riferimento teologico, demonologico importantissimo è Giobbe, il libro di Giobbe, no? La permissione divina della tentazione diabolica. Pensate a tutta la polemica sul non ci indurre in tentazione della riformulazione liturgica ufficiale del Padre Nostro, no? Cosa vuol dire la permissione divina della liceità di tentare da parte del diavolo? Viene spiegata con due funzioni, no? La funzione di purificazione delle anime: più si è provati da Satana, più si può vincere e quindi crescere spiritualmente. E secondo, come un accrescimento dei meriti. Ecco, questa è la spiegazione teologica che viene data. La prima domanda. Seconda domanda, il restaurazionismo. Beh, restaurazionismo ne parlano già Papini, ne parla Julius Evola addirittura in Cavalcare la Tigre, ne parla addirittura, credo, Reghini, il famoso Arturo Reghini, no? Il restaurazionismo è una roba che risale proprio, tra l'altro, alla teologia ortodossa, perché Gregorio Nazianzeno, cioè un fenomeno riepilogativo. Si chiama teologicamente ripristinatio scatologica, cioè alla fine dei tempi Dio converte anche i diavoli. Cioè la conversione finale scatologica dei diavoli. Ecco, questo è spiegato molto bene, ma lo spiega per esempio in quel libro bellissimo che si chiama proprio Il diavolo di Papini, no? Credo negli anni 50, credo che sia del 53-54. Il restaurazionismo, che però è molto contestato da parte cattolica latina, questo. Peraltro è un argomento, questo di Evola, che fa riferimento proprio anche a quella quadricromia junghiana di cui parlava Massimo prima, no? Che vede il diavolo all'interno. Questo è anche molto presente in Jung. Evola lo cita spesso, questo discorso della Trinità quadrupla, in cui in realtà si aggiunge il diavolo. Ma una cosa molto interessante che potremmo dire su questo è che è molto affine alle scatologie islamiche, soprattutto sunnita. Cioè questo restaurazionismo conclusivo e scatologico alla fine dei tempi, in cui Dio è talmente buono e misericordioso che tira su tutti dall'inferno, non è un tema, come dire, dogmatico peculiarmente ortodosso di Gregorio
ma anche di Evagrio Portico, eh? Cioè l'infinita misericordia di Dio fa sì che alla fine dei tempi anche i diavoli sviluppino l'animus convertendi. E visto che esiste quel principio ambulatoria est voluntas usque ad supremum exitum, per analogia questo principio si applica anche ai diavoli. E quindi anche ai diavoli è consentito, poco prima della fine del combattimento spirituale definitivo, di convertirsi. E quindi questo è anche un tema affascinante. La terza domanda è quella, dei sintomi. Allora, il Vaticano sull'esorcismo è intervenuto diverse volte, il Concilio Vaticano II ha preso delle posizioni abbastanza nette, ma ripeto, teologicamente non molto lontane da quella che è la collocazione, la topografia di cui abbiamo parlato all'inizio, e quindi di considerare i demoni come angeli ribelli, esattamente con le definizioni diciamo canonistiche formulate dal Lateranense IV, quindi dal lontano 1214, se non ricordo male. Le istruzioni agli esorcisti, ma allora qui si è sostanzialmente offerto un paradigma di tipo normativistico, cioè non tutti i sacerdoti cattolici latini possono esercitare la pratica esorcistica se non hanno uno speciale provvedimento di ammissione di delega vescovile, no? Questo, la ragione teologica è molto debole, cioè si sostiene che avendo la pienezza dell'eredità dei discepoli ed essendo il messaggio nel Vangelo voi scaccerete i demoni, voi parlerete lingue diverse eccetera, essendo stato rivolto originariamente agli apostoli, solo il vescovo possa coltivare in sé la potestà esorcistica e quindi può delegarla a chi vuole lui, che sia munito di pietà, prudenza, sapienza eccetera eccetera. In realtà il valore culturale e di preparazione teologica di molti di questi esorcisti lo conosciamo, io ne ho conosciuti una decina, ma devo dire che conoscessero questi temi come l'apocatastasi o la riepilogazione finale. Sono spesso dei preti che, delle volte in certe diocesi, non riescono neanche a trovarli. Il vescovo, quando cresce il bisogno di esorcismo, e secondo me dopo il Covid ce ne sarà un bisogno enorme, anche per l'aumento generale degli mutamenti caratteriologici, delle variazioni dell'umore, delle depressioni, delle sindromi ansiose, delle sindromi anancastiche, no? Sapete l'anancasmo, no? Ananche, la dea della necessità, per cui si è proprio configurata una vera e propria sindrome, come dire, psichiatricamente classificata, e cioè ananche, il vedere tutto come con rassegnazione, con fatalismo, tutto è già scritto, no? Finiremo tutti male, e quindi è evidente che un evento pandemico con pochissimi precedenti, se non appunto nella storia del 300, perché in effetti le grandi pandemie tra l'altro sono proprio contestuali a questo periodo di cui stiamo parlando stasera, tra il 1320 e il 1360, no? Pensate che la popolazione europea sostanzialmente si dimezzò, passò da 100 milioni a 50 milioni. Quindi siamo in un contesto storico e secondo me anche sociale nel quale ci sarà un crescente bisogno di esorcismo. E per esempio, miei amici, per esempio, della diocesi di Como o di quella di Parma, mi hanno detto che il vescovo ha fatto una sorta di call e si trovano pochissimi sacerdoti disposti a farlo. E quindi non è neanche poi così facile trovarli, perché intanto occorre un corredo di conoscenze di tipo liturgico, di tipo ritualistico. I canoni dell'esorcismo latino risalgono quasi tutti a quello di Leone nel XIII. Ecco. Però poi ci sono tutta una serie di scongiuri che vengono riutilizzati. Nell'ortodossia è tutto più facile, come voi sapete. Cioè, essendoci questa idea del sacerdote esorcistico, per tutti coloro che in buona fede vogliano cercare di liberare i fratelli, che è una cosa che risale a Crisostomo, risale a Evagrio, quindi risale addirittura al IV, V secolo, no? Non si vede perché la patente di esorcista debba essere una sorta di documento normativo, deve essere un abito mentale di sincera capacità e sensibilità di combattere insieme
un ente maligno? Ecco, questa era la terza domanda, no? La terza domanda era: come possiamo noi credere questa personalità? Ma in effetti il diavolo è definito nella dogmatica, nei manuali di teologia dogmatica, come una entità spirituale incorporea maligna. Quindi è una persona, è un essere vero e proprio. Solo che è un essere incorporeo che appunto ha queste caratteristiche, questa intelligenza vivissima, molto potente, molto superiore alla nostra, riesce a stimolarci, a suggestionarci e a impadronirsi del nostro corredo di controspinte inibitorie di tipo etico, no? Con quali sintomi, chiede la nostra amica nell'ultima domanda. I sintomi sono una gamma vastissima ed è difficilissimo distinguerli dalla sintomatologia nosografica della pratica clinica e della scienza medica e dalla psichiatria e dalla psicologia. È difficilissimo perché nella prima fase sono assolutamente simili a dei dispetti. Ecco, cambiamenti repentini d'umore, sentimenti di invidia, di gelosia, mutamenti caratteriali bruschi, litigi continui, sociopatia, rissosità, tendenza abituale a far uso di dipendenze, dalla pornodipendenza alle pratiche sessuali, diciamo, non consuete. E quindi esiste una infinita gamma di sintomatologie che possono far pensare, ma i casi poi reali in cui c'è bisogno di un esorcista sono l'1%, per non dire l'1 per 1000. Bisogna anzitutto fare riferimento alle grandi categorie elaborate dalla modernità, che sono l'indagine psicanalitica, i test di personalità, i test reattivi, i Rorschach, i test psicodiagnostici. Quindi capire se si tratta semplicemente di un malessere o di tipo organico o di tipo psicologico, ed escludere quindi dall'esorcismo tutti quei casi nei quali la vera spiritualità e il combattimento spirituale interiore o la possessione o l'ossessione non c'entrano assolutamente nulla. Che poi vi siano dei casi nei quali invece vi possa essere qualcosa che noi non riusciamo a spiegare e che probabilmente non spiegheremo mai, almeno col nostro corredo intellettivo e razionale e scientifico attuale, questo può darsi. E in secondo luogo un aiuto, un sostegno che a una persona di fede, che crede realmente di essere coinvolto in un combattimento spirituale con delle forze che non conosce, in quel caso fornirgli un aiuto, un sostegno, un atteggiamento, diciamo, ausiliario, sussidiario, non è assolutamente deplorevole, anzi credo che possa essere una funzione, come dire, una sorta di ministero esorcistico diffuso nella teologia ortodossa. Questo è scevro da qualsiasi implicazione di carattere normativistico. Il recitare insieme preghiere di liberazione, il recitare insieme formule esorcistiche di invito alle potenze maligne ad abbandonare la mente e il cuore delle persone, non deve essere per forza oggetto di una delega burocratica da parte del diritto canonico. Questa è la differenza sostanziale che c'è tra la pratica esorcistica nel mondo ortodosso rispetto al cattolicesimo romano. E questo per rispondere alla quarta domanda della nostra amica. Adesso ci sono altre domande, ce n'era una per il professore Introvigne. Prego, chi vuole mi alza il ditino o me lo scrive in chat. Grazie mille. Prego. Mi chiedo scusa, ma vi devo lasciare perché il lavoro mi richiama. Auguro buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, però dobbiamo andare avanti con le domande. Buona Pasqua. Sì, chiedo scusa, vi lascio buona serata. Buona Pasqua, Maddalena. Allora, ci sono domande? Io ne vedo in chat, Max. Non ho capito, non mi vedi? Non mi vedi in chat? E come no? Dovresti vedere tutti, siamo 30. Non mi vedi? Non mi vedi più? No, mi dico che mi sono arrivate delle domande in chat.
Allora, vuoi leggerle direttamente lì e rispondere da lì, Massimo? Esatto. Allora, uno chiede che relazione c'è fra il satanismo razionalista e la vita reale di personaggi che oggi nella politica sono stati riconosciuti come satanisti. Ecco, io con tutto il rispetto per la persona che ha formulato la domanda, credo che qui ci sia un equivoco, perché oggi vi è da parte di una certa polemica politica e religiosa un'amalgama fra il satanismo e dei fenomeni simili, che sono per esempio la magia cerimoniale o l'occultismo, con cui evidentemente magari un buon cristiano ortodosso è in forte dissenso, ma che però per lo specialista non fanno parte del satanismo. Credo che la signora che ha posto questa domanda si riferisca per esempio alle accuse a Hillary Clinton e alla sua amicizia con Marina Abramovic, che poi un'amicizia indiretta, era soprattutto uno dei suoi collaboratori che frequentava più direttamente l'artista serba Marina Abramovic, peraltro lo dico per gli ortodossi all'ascolto, nipote per parte di madre di un patriarca della Chiesa ortodossa serba, anche se poi entrambi i genitori erano alti dignitari del Partito Comunista Jugoslavo vicini a Tito. Ora, Marina Abramovic è un caso interessante, perché Marina Abramovic sicuramente, al di là delle provocazioni artistiche, pratica diverse forme e tecniche che possiamo considerare di tipo New Age, alcune delle quali hanno dei riferimenti alla tradizione occultista, però non c'entrano con il satanismo. Quindi di qui poi, ecco, se uno segue certe forme di polemica politica molto forte, tipo Cannon, dall'amicizia fra alcuni collaboratori di Hillary Clinton e Marina Abramovic si arriva a dire che tutta una parte del Partito Democratico sarebbe composta di satanisti e magari di satanisti pedofili. E queste accuse sono interessanti più per chi le formula che non per i destinatari, quindi molti studiano Cannon come una sorta di nuovo movimento religioso, però naturalmente le teorie di Cannon sono delle teorie molto difficili da dimostrare. Tra l'altro alcuni che lo seguono in Italia non sono aggiornati. Io seguo Cannon con una certa passione e in questo momento si parla molto meno di Hillary Clinton, perché hanno scoperto che un altro uomo politico satanico, che sarebbe un italiano chiamato Matteo Renzi, e quindi senza sapere assolutamente nulla di Matteo Renzi è diventato per i seguaci di Cannon, semplicemente perché Renzi ha detto che grazie ai suoi consigli Biden ha vinto, che probabilmente per esprimerci caritativamente un'esagerazione, però ha trovato in America, nel mondo di Cannon, chi l'ha preso sul serio e ha detto sì, ha vinto perché Renzi ha fatto dei riti satanici, lo ha fatto vincere. In questo momento il satanista in capo è diventato Matteo Renzi, non so neppure se lui lo sappia, ma se uno legge Cannon trova molte fotografie di Matteo Renzi. Un'altra domanda viene da Monsignor Filippo Ortensi e dice: poi c'è il satanismo vaticano, di cui accennò Papa Paolo VI, che denunciò il fumo di Satana in Vaticano, e Padre Amort, che denunciò la presenza di satanisti fra vescovi e cardinali. Sul sito di Una Voce si sospetta che Emanuela Orlandi sia stata uccisa in un rito satanico. Ecco, in realtà Paolo VI usava una metafora, cioè a chi legge quel famoso discorso è chiarissimo che per lui il fumo di Satana, che era entrato da un pertugio che si era aperto dopo il Concilio Vaticano II, era la teologia... Era Roger Peyrefitte. Era la teologia progressista radicale. Non era tanto il satanismo, ma era la teologia progressista che lo contestava e che rifiutava in particolare l'umane vite, e di lì a cascata rifiutava il Magistero Pontificio. Quindi era una metafora il fumo di Satana.
Con padre Amort mi è capitato di discutere molte volte. Direi che era un buon uomo, ma aveva il difetto di essere un po' credulone e credeva a quello che gli diceva il diavolo durante gli esorcismi. Ma sappiamo che il diavolo è anche spesso bugiardo. E direi che anche padre Amort faceva un po' questo amalgama che è tipico degli ambienti, di alcuni ambienti cattolici, fra il satanismo e delle altre forme di pensiero che un cattolico, un prete cattolico, ha tutto il diritto di contestare e rifiutare, ma che non sono sataniste. Io ebbi un incidente con lui che io in un'intervista parlavo di una mia corrispondenza nei suoi ultimi anni di vita con Pamela Travers, la creatrice di Mary Poppins, e Pamela Travers aveva conosciuto personalmente il maestro esoterista armeno Gurdjieff. Gurdjieff, lei lo conobbe personalmente, ma altri che non lo hanno conosciuto personalmente, ha molti seguaci, diciamo da Battiato alla famiglia Casalenzo. E Gurdjieff certamente era un esoterista con scarse simpatie per la Chiesa Cattolica Romana, ma di nuovo con teorie molto eterodosse, per esempio che l'anima ce l'avessero in pochissimi e che la maggior parte del popolino l'anima non ce l'avesse per nulla, bisognava guadagnarsela l'anima e costruirsela con tecniche molto, molto severe. Però ecco, a parte questo, Gurdjieff e il satanismo c'entrano come i cavoli a merenda. È vero che scrisse un libro, I racconti di Belzebù, al suo piccolo nipote, ma se uno lo legge scopre che Gurdjieff e il satanismo veramente non c'entrano niente. E quando io dissi che Pamela Travers era stata discepola di Gurdjieff, poi padre Amort in un'intervista, citando il mio amico Massimo Introviglia, disse: i bambini non devono guardare Mary Poppins perché è satanista. Ma qui ci sono tutta una serie di passaggi indebiti. Quindi no, io non credo che ci siano satanisti fra vescovi e cardinali. C'è un signore che scrive libri che si chiama Zagami, ma a cui mi permetto di non prestare fede perché dice che sono satanista anch'io, e quindi effettivamente, ecco, questo mi sembra, almeno dal mio punto di vista personale, che già lo squalifichi come spacciatore di balle. Su Emanuele Orlandi, anche qui potrei raccontare una serie di aneddoti, che ogni volta che sparisce qualcuno o ci sono dei delitti particolarmente efferati, mi telefona qualche giornalista e mi dice: non c'entrerà un rito satanico. Certamente è possibile, cioè i delitti delle bestie di Satana sono stati dei delitti effettivamente efferati che attengono a quel satanismo faivateo giovanile, però poi di fatto in tutti i grandi delitti, mi viene in mente Serena Mollicone, si va a scoprire che non sono stati i satanisti, qualche volta magari sono stati i carabinieri che hanno ucciso queste persone, e quindi i satanisti hanno le spalle larghe, ecco, per cui ogni volta che sparisce qualcuno o un bambino si dice sono stati i satanisti, però poi raramente queste accuse sono sostenute da parole, anche se, ripeto, non, certamente non si può escludere che le bande del satanismo acido giovanile commettano dei gravi reati, anzi ci sono delle prove che questo è possibile, però parliamo tra l'altro di un mondo piccolo, e quindi la corsa al satanista quando ci sono dei reati è una cosa che ha degli aspetti, secondo me, anche involontariamente comici, tenendo conto che dovrebbe trattarsi di cose serie. Bene, Massimo. Allora, volevo sapere... Prego, Filippo. Allora, no, c'era anche altri discorsi, a parte, diciamo, quelli. Ci stanno le... Nella prima metà del XIX secolo, alla Salette, in Francia, se non sbaglio, c'è stata una profezia, ovviamente in ambiente cattolico, non un ambiente ortodosso, che preannunciava che la Chiesa cattolica avrebbe abbandonato la fede e che Roma sarebbe diventata sede della Chiesa di impurità. Poi c'è sta la famosa profezia dei due papi di Caterina Emmerich,
che dice che nel momento in cui a Roma ci fossero stati contemporaneamente due papi, la Chiesa cattolica si sarebbe sviata e si sarebbe trasformata nell'oscura Chiesa delle Tenebre. Per cui, se è vera la profezia della Emeritz, che Giovanni Paolo II, peraltro, ci credeva, tanto che l'ha fatta anche beata, oggi al Vaticano regna l'oscura Chiesa delle Tenebre. No, mi spiego perché no. Perché tutti e due questi testi sono molto dubbi. Per quanto riguarda l'apparizione della Salette del 1846, noi abbiamo una redazione delle parole attribuite alla Madonna dalla veggente Melanie Calvat, l'altro Maximin Girod non scrisse mai nulla e non si sa neppure se lui udisse le parole della Madonna, sempre per chi ci crede, secondo il suo racconto la vedesse. Questa redazione originaria è una redazione che è stata approvata dalla Chiesa Cattolica e direi per gli storici è anche una versione più attendibile perché redatta in epoca più vicina agli accadimenti. Poi Melania, che è una persona la cui vita io trovo assolutamente affascinante, avrei sempre voluto scrivere un libro su di lei e i miei amici mi suggeriscono di farlo, ma mi occupo di troppe cose. Melania ha girato tutto il mondo, almeno tutta l'Europa dell'epoca, è entrata e ha litigato con una serie di ordini religiosi fino a che è morta ed è sepolta in Puglia, dove fu accolta da un sant'uomo, il vescovo Zola. E quando era vecchia, Melania scrisse alcune redazioni ampliate del segreto di La Salette, che non sono mai state approvate dalla Chiesa, anzi la Chiesa le ha messe all'indice, e in cui si parla per esempio di Parigi bruciata e Marsiglia inghiottita dalle acque. Beh, Parigi andò vicina a essere bruciata durante la Seconda Guerra Mondiale, però bruciata non fu mai. Si parla dei preti che diventeranno delle cloache di impurità, e anche qui si può dire che almeno per alcuni preti si è andata vicina, e si parla anche appunto del dominio di Satana su Roma. Però queste cose le ha scritte una vecchia signora amareggiata dal fatto che Roma non gli dava molto retta molti, molti anni dopo l'apparizione. Quindi diciamo che sono testi interessanti e può anche darsi che in parte derivassero, come dire, da un suo contatto con il soprannaturale. Pensiamo ai preti o alcuni preti cloacche di impurità. E questo potrebbe essere una profezia dello scandalo dei preti pedofili, però diciamo che non fanno parte del testo canonico di La Salette. E lo stesso vale per Caterina Emmerich, perché le frasi che lei cita e molto di più fanno parte della vita della venerabile, allora venerabile Caterina Emmerich, scritta dal poeta romantico Clemens von Brentano, il quale era un poeta e sicuramente lui conobbe la Emmerich e ne fu amico, però anche qui rispetto al nucleo originario, molte delle cose che racconta Brentano sono cose della cui originalità si può dubitare. Ma detto questo, profezie sul lei ha ragione, Monsignore, nel senso che io ricordo un discorso impressionante di cui scrissi anche un commento a proposito di profezie sull'oscurità su Roma, sul Vaticano e sul clero, dove raccogliendo profezie varie le mise insieme e fece un quadro tecnicamente apocalittico, non un passante, ma Papa Benedetto XVI. E quindi effettivamente ci sono profezie addirittura medievali su un'ora delle tenebre che potrebbe calare su Roma. L'unico fatto è che queste profezie, che ripeto, circolavano già nel Medioevo, fin dai tempi di Dante, ognuno le usa contro il Papa regnante se non gli è simpatico, quindi oggi sono utilizzate nei confronti di Papa Francesco dai suoi oppositori, ma quando ne verrà un altro saranno utilizzate contro di lui. E in ogni modo quest'ora delle tenebre, Benedetto XVI la applicava alla corruzione dottrinale, e
e anche alla corruzione morale, con fenomeni di gravi violazioni della morale comune, prima ancora che della morale cristiana, e non alla presenza di satanisti. E a me pare che la Santa Sede e il Vaticano abbiano questi problemi, che sono una chiesa difficilmente governabile, scossa da forme di dissenso dottrinale sia a destra sia a sinistra, e dei problemi di moralità che tutti conosciamo, che vanno dalle malversazioni economiche agli abusi di tipo sessuale. Questi sono problemi molto seri. Questo mi porta a dire, se posso fare un'entrata a gamba tesa, Max, e anche Monsignor Ortensi, nel vostro campo, che a me pare che se uno volesse interessarsi o voglia interessarsi, come fate voi, del diavolo da un punto di vista teologico, l'ultimo posto dove cercare il diavolo è presso i satanisti. Cioè, il diavolo sarebbe un personaggio di scarsissima pericolosità se lui agisse nel mondo attraverso le poche migliaia di satanisti su una popolazione di miliardi di persone, né si occupa particolarmente dei riti satanici, dei satanisti occultisti che credono in lui, perché quelli sono già suoi, non ha bisogno, si sono già offerti volontari, non ha bisogno di andare a reclutarli. Quindi il reclutamento del diavolo si svolge molto di più nella vita di tutti noi, e il diavolo cerca, qui parlo naturalmente non come sociologo, parlo come credente, il diavolo cerca di sedurci continuamente a fare delle brutte cose, e alcune persone le convince a fare delle cose molto molto brutte, ma queste persone non sono satanisti, sono preti, sono uomini politici, sono militari, sono giornalisti, sono un po' tutti, insomma. Quindi a me pare che valga la pena, come voi avete fatto egregiamente oggi, di fare degli excursus teologici sul diavolo, proprio perché questa è una presenza che per il credente cristiano, come noi siamo, si insinua pericolosamente nella vita di tutti noi, dove più, dove meno, dove con più successo, dove con minore successo. Perché se il diavolo limitasse la sua azione nel mondo a apparire ogni tanto in qualche congrega di satanisti, direi che non varrebbe neanche la pena di prendere tante brave persone e occuparcene in un pomeriggio per i cattolici, non per gli ortodossi, di Sabato Santo. Ma il diavolo è un personaggio che vale la pena di prendere estremamente sul serio, proprio perché solamente si insinua dove uno non si aspetta di trovarlo. Nella chiesa di Satana uno si aspetta di trovarlo, ed è dove magari non si trova. Ma tramite appunto i preti che si fanno tentare da desideri sessuali inconfessabili, o politici che si mettono al servizio di interessi oscuri, magari provocando la morte di migliaia e talora di milioni di persone, ecco lì io penso che si debba andare a cercare il diavolo molto di più che presso i satanisti. Ok, perfetto, perfetto. No, no, siamo d'accordissimo, l'abbiamo detto, tra l'altro l'azione più pericolosa e più quantitativamente frequente del diavolo è quella ordinaria, quindi la tentazione quotidiana in ciascun momento di ciascuno di noi. Le azioni straordinarie, quelle appunto il patto, ecco, prima occuparsene proprio Bonifacio VIII. Ecco, pensando a Bonifacio VIII, mi viene in mente una cosa, visto che abbiamo parlato di Ratzinger. Guardate che è una cosa che mi viene in mente adesso, che però potrebbe essere, questo sì, un gioco interessante. Io un po' di anni fa ho studiato gli atti del processo a Bonifacio VIII, no? Voi sapete che Filippo il Bello cercò in tutti i modi di delegittimare Bonifacio VIII facendolo passare per eretico. Sapete quale fu una delle imputazioni chiave nel processo a Bonifacio VIII? Fu l'impossibilità
che un papa rinunciasse alla carica senza un intervento diabolico. Quindi voi vi ricordate, no? C'è una ricca documentaristica per la quale Filippo il Bello avrebbe convinto Celestino V a rinunciare, no? Gran rifiuto per viltà, eccetera. Negli atti del processo a Bonifacio venne fuori questo argomento. Perché un papa rinunci vuol dire che il suo successore ha fatto sicuramente degli incantesimi. Ha fatto un patto col diavolo, perché solo il diavolo può avere la forza di far rinunciare un pontefice d'accordo col suo successore. Ecco, vi regalo questo gioco e questo riadattamento a Papa Ratzinger. Questo potrebbe essere una cosa interessante per gli specialisti delle interpretazioni un po' con derive paranoidee, no? Perché effettivamente di rinunce dopo Celestino c'è stata solo quella di Ratzinger, soprattutto perché non c'erano motivi evidenti di impossibilità fisica di gestione del ruolo, no? Ora, se voi pensate quale fu la spiegazione teologica che diedero i giudici dell'Inquisizione a Filippo il Bello, dice: ma scusami, se lui è stato messo lì dallo Spirito Santo e rinuncia, vuol dire che c'è una forza talmente potente, che può essere solo il diavolo, Satana in persona, no? Che lo ha fatto rinunciare perché c'è stato un pactum sceleris tra il diavolo per far rinunciare il predecessore e il futuro papa per andare a mettersi al suo posto. Ecco, questi, diciamo che i nemici cospirazionisti di Bergoglio potrebbero trarre forse qualche argomento di, come dire, ermeneutica analogica da questo passaggio del 1307 il processo, è contestuale a quello dei Templari. L'ultima domanda è quella della perché non possono esistere tante entità demoniache come quelle caldee, babilonesi, delle inculturazioni semitiche di cui abbiamo parlato prima. Ma io ti propongo la spiegazione che danno, ripeto, quelli più bravi, secondo me, in questa materia, che sono latini e sono i domenicani, no? Sostanzialmente una lettura di queste inculturazioni, diciamo denominative, nominalistiche, figurative, simboliche, allegoriche, come una preparazione. Cioè tutte queste forme, queste denominazioni che anticipano i demoni, così come si sono strutturati nella patristica greca, nella patristica latina, sono una forma di preparazione. E quindi anche il ricorrere a un corredo lessicale denominativo, denominazionistico, potremmo dire, no? Astarte che diventa Astarot, Asmodeo, che ne so, Lilith, oppure che ne so, per esempio, Belzebù, che è il signore delle mosche, che diventa quelle fenice, le divinità fenice, quelle assire, quelle addirittura degli aramei. Quindi tutte queste figure di rappresentazioni allegoriche, di entità spirituali, maligne, vengono incorporate, rappresentano una specie di preparazione, di annuncio, di cui la sistemazione data poi dalla dogmatica cristiana rappresenta il punto evolutivo, la definizione, la conclusione, il perfezionamento spirituale. Ecco, questa è la risposta che danno quelli che secondo me sono i più convincenti, che sono i cattolici domenicani. Sul fronte della teologia ortodossa questi temi non hanno trovato, secondo me, uno sviluppo teologico adeguato per acutezza e altezza di analisi rispetto ai domenicani. Questo bisogna dare indipendentemente dalla condivisibilità o meno delle loro conclusioni, soprattutto escatologiche. Mentre ritengo più convincente l'ipotesi ortodossa dal punto di vista della ripristinazione escatologica, cioè sul fatto della conversione finale definitiva di tutti.
Ecco, questo lo trovo più, è una forma di speranza in più. Ecco, alla fine tutti possono essere in qualche modo recuperati a una fase definitiva di conversione. Questo lo vedo come una visione più ottimistica, soprattutto per una ragione aristotelica, no? Voi ricordate l'argomento teologico che viene utilizzato dalla scolastica dell'etica nicomachea, e cioè sulla giusta virtù intermedia, no? Cioè, vi ricordate il discorso che ci deve essere un bilanciamento equilibrato tra pena e colpa, e quindi non vi può essere pena eterna per colpa storica, no? La conclusione degli scolastici è che se vi è una definitività come il castigo eterno, cioè se l'inferno è eterno, come può questo conciliarsi in termini etici, aristotelicamente intesi, con il compimento di un crimine, di una colpa storica, cioè hic et nunc, collocata nel tempo e nello spazio? E la sistemazione, diciamo la spiegazione che veniva data dalla scolastica era quella, devo dire molto suggestiva, che essendo la destinazione impressa all'umanità nella creazione di essere eterni, Adamo ed Eva sono stati creati per essere eterni, questo status eternitatis va visto sub specie eternitatis. Anche il castigo, quindi anche la scelta definitiva di essere vicini a Dio, lontani da Dio, in modo da non garantire una conversione nemmeno in articolo mortis, deve rendere possibile la previsione dell'eternità. Questo argomento fu confutato da un bravissimo professore dell'Università Cattolica, che per questo fu cacciato dalla Cattolica, che forse Massimo ha conosciuto, che è il professor Lombardi Vallauri. No? Lombardi Vallauri, che scrisse un articolo su Repubblica dicendo: beh, se Yahweh ha stabilito che l'inferno è eterno, andrebbe ai tempi nostri giudicato da un tribunale internazionale, perché è un crimine di guerra. Perché come si può prevedere una pena eterna, infinita? Fu cacciato dall'Università Cattolica, devo dire, trovò subito un'altra università in cui fare il professore ordinario, no? Però questo tema dell'eternità del castigo è effettivamente un tema interessante. Pensate che il Concilio di Trento, a un certo punto, sapete che il Concilio di Trento successe una cosa simile al Covid. In realtà noi la chiamiamo Concilio di Trento, ma voi sapete che dopo un po' scoppiò un'epidemia di una malattia che sicuramente era virale, che noi non sappiamo nemmeno bene quale fosse. Noi lo chiamiamo Concilio di Trento, a un certo punto scapparono tutti a Bologna. No? Il concilio continuò a Bologna. E ci fu un medico, consulente. All'epoca non c'era il problema di oggi, cioè che 10 virologi davano 10 opinioni diverse. Ci fu un medico, io ho letto un annetto fa un documento interessantissimo, siamo nel XVI secolo, questo Fra Castoro, che era professore, no? Potremmo definirlo una sorta di epidemiologo dell'epoca, il quale stabilì per il concilio, per il cardinale e per i vescovi, tutta una serie di norme che sono praticamente i DPCM, praticamente i DPCM. Fra Castoro, che poi in realtà è passato alla storia per i suoi studi astronomici, perché studiò i crateri della Luna, però questo documento fatto per i padri conciliari, in cui spiega il distanziamento, il lavaggio delle mani, l'utilizzo delle maschere, sembra di leggere di PCM. Questo mi sembrava interessante richiamarvelo. Monsignor Martì, spero che tu abbia capito tutto. Hai qualche domanda? Vuoi dire qualcosa? Prego, Richard. Buonasera, bonsoir. Oui, j'ai suivi, non ho forzamente tutto capito perché je dirais que c'est pas pour moi le problème de l'existence du diable ou sa non-existence, c'est pas trop ma recherche. Ma recherche, elle est beaucoup plus basée sur
la recherche et la rencontre de Dieu. Néanmoins, j'ai ma petite approche personnelle. Je ne pense pas que le diable soit une créature. Je ne pense pas. Je pense que le diable, ou Satan, peu importe le nom qu'on peut lui donner, c'est un ensemble de volontés collectives négatives et qui sommeillent dans tout homme, dans tout chacun. C'est ce que l'on peut appeler, et qui se manifeste par le biais des péchés qui ont été définis, dont un d'ailleurs qui est un des sept péchés capitaux, qui est la gourmandise. Et la gourmandise, c'est pas forcément la gourmandise alimentaire, ça peut être une autre gourmandise. Ça peut être l'appel de la chair, ça peut être l'appel de la drogue, ça peut être la tentation, le vol, le viol, tous les méfaits que l'on peut rencontrer dans notre société. Je pense qu'il faut dissocier la mythologie, cette culture que l'on a voulu donner, cette description que l'on a voulu donner du mal en lui donnant une forme. Et je ne pense pas qu'il y ait une forme. Je pense que, comme ça, Thomas d'Aquin a défini cinq voies pour s'approcher, pour essayer d'expliquer Dieu, eh bien, il y a les voies contraires qui peuvent expliquer le mal. Effectivement, s'il y a des groupes d'êtres humains, peu importe leur origine, peu importe leur culture ou leur religion, qui pratiquent des rituels maléfiques, ça existe. Et je pense qu'il ne faut pas non plus mélanger spiritisme et pratique diabolique. Le diable est une... Aujourd'hui, c'est peut-être pas la terminologie adaptée. Aujourd'hui, le diable, c'est cette volonté politique de vouloir inféoder des peuples, de vouloir pratiquer un esclavage intellectuel. Mais ça va beaucoup plus loin, ce sont les meurtres collectifs, les guerres. Une guerre, c'est quand l'homme a perdu justement la foi et qu'il a laissé l'opposé de la foi, c'est-à-dire le mal, la définition du mal. Donc, par la prière, on peut se protéger parce que nous sommes tous, il ne faut pas se voiler la face, nous sommes tous sujets de la tentation. Nous subissons tous des attaques. Et plus nous nous élevons dans la foi, dans la pratique de la foi, plus les attaques sont fortes et de plus en plus fortes. Mais ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile, c'est la difficulté qui est le chemin. Voilà, excusez-moi d'avoir... C'est une approche personnelle, mais voilà, très sincèrement, je ne crois pas que le diable soit un personnage avec des cornes et avec une queue fourchue. Non. Certo. Ogni rappresentazione è ovviamente, soprattutto quella dell'iconografia classica, medievale, tradizionale, ovviamente allegorica, no? Il diavolo per definizione non ha alcuna rappresentabilità, è un'entità spirituale incorporea, quindi totalmente priva di definibilità fisica, che non sia quella della figurazione che noi conosciamo bene, perché abbiamo parlato tante volte della costruzione cattolica della teologia dell'intimidazione e quindi doveva apparire il più intimidatorio possibile, no? Anche nella sua rappresentazione esterna. Gabriella, prego, vuoi dire qualcosa? Buonasera, grazie. Grazie anche per l'invito che ho ricevuto tramite Michele Cavallotto. Ho apprezzato molto tutto il contesto in generale, gli interventi, eccetera. Io nella situazione attuale farei anche una considerazione personale, cioè
come ciascuno di noi, indipendentemente dal proprio credo, dalla propria fede, vive questa realtà, se ha anche esperienze personali, perché ci possono anche essere delle esperienze personali. Vero è che ci sono persone più o meno aperte spiritualmente, quindi alcune possono essere più sensibili, altre meno. Personalmente non sono molto aperta spiritualmente, però vengo da una tradizione in famiglia cristiana cattolica. Quando ero più che ventenne a Roma ho incontrato il movimento, quello che allora era la Chiesa di Unificazione e che adesso si chiama Federazione delle Famiglie e che ultimamente sta prendendo anche una nuova connotazione, e questo mi ha aiutato nella mia crescita spirituale. Comunque sono aperta al dialogo, sono aperta all'ascolto, alle varie, come dire, alle varie fedi, al cammino anche spirituale delle persone che appartengono a fedi diverse. E quindi anche la lettura del maligno, del male, potrebbe essere, si potrebbe, come dire, si identifica anche in maniera un po' diversa. Personalmente però, proprio all'interno del movimento della Chiesa di Unificazione, ancora verso la fine degli anni Ottanta, ho avuto l'esperienza di assistere ad una persona della nostra realtà che ha, come dire, manifestato elementi di possessione maligna. Non è stata un'esperienza piacevole durante la notte, perché sono venute a svegliarmi per chiedermi aiuto, per poter aiutare chi si stava occupando di questa persona a trattenerla. Quindi, come dire, le manifestazioni visibili di chi in qualche modo è posseduto da una forma, chiamiamola di male, comunque non sono poi così piacevoli, indubbiamente. E ci vuole una forza fisica da una parte sicuramente, ma anche una certa forza e preparazione spirituale, perché anche quello fa, cioè noi siamo fatti sia di corpo che di anima, di spirito, quindi le due cose dovrebbero più o meno crescere parallelamente. Sicuramente questa sera ho imparato molto, perché comunque io non sono una teologa, non sono una sociologa, anche se era la facoltà che avrei voluto fare all'università, sociologia, però allora erano gli anni dei brigatisti, e quindi io nata a Roma, cresciuta a Varese, in una famiglia che mi proteggeva molto, non mi hanno permesso, come dire, di allontanarmi e di entrare in un ambiente che tutto sembrava tranne che protetto e tranquillo. Ho un'esperienza di vita nel campo del turismo, sono direttrice di agenzia di viaggi e ho un'esperienza in nelle nostre organizzazioni internazionali, però come lo ero allora, anche adesso non posso dire di essere alla ricerca, perché è un percorso come dire, che si confà alla mia persona, l'ho trovato e lo sto facendo, ma non è un percorso completo. Cioè, secondo me, una persona credente, indipendentemente dalla fede, si può completare in questo cammino anche attraverso altre fedi, anche attraverso, cioè, personalmente io credo che Dio sia intervenuto nel tempo e nello spazio in modi diversi, sviluppando, come dire, certe parti della nostra essenza, della nostra vita. Quindi quello che ascolto, anche la parte più negativa, se vogliamo, del nostro cammino di vita, mi aiuta a comprendere meglio come crescere, come vivere, come migliorare me stessa ed eventualmente soprattutto anche come aiutare gli altri. Quindi è comunque un arricchimento a prescindere, anche se l'argomento può non essere così edificante. Molto, 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 molto interessante. Molto, grazie, interessante, comunque. Molto interessante. Allora, la domanda di Ersilia, molto, molto insidiosa, Ersilia, perché guarda che questa domanda è venuta fuori già in due o tre concili. Il problema della compatibilità tra prescienza divina e libero arbitrio e conoscenza anticipata, quindi prescienza delle azioni umane future e libertà incondizionata del volere.
questa roba qui su... non basterebbero 10 ore di corso. La risposta più, secondo me, convincente è un mix tra Leibniz, e San Tommaso, nel senso, perché Dio ha creato un mondo nel quale, nonostante sia onnipotente, vi sia quindi la prescienza per ogni momento e per ogni decisione libera dell'uomo, preconosciuta, secondo me la risposta è la da Leibniz e la da Tommaso. Allora, tra gli infiniti mondi possibili, Dio ha scelto un mondo nel quale il prodotto della creazione, pur essendo partecipazione al bene, e quindi comunicazione del bene, omnium bonum, diffusivum, vi ricordate, no? Bonaventura di Bagnoregio, doveva prevedere la responsabilità individuale. Cioè l'alternativa era creare un mondo di automi che facessero tutto ciò che Dio aveva predestinato con la sua prescienza e onnipotenza ex tunc. Invece no. Giustamente nota Leibniz, ma lo fa 400 anni dopo Tommaso, in realtà lo fa già Tommaso, nel coordinare la prescienza divina, l'onnipotenza e l'infinita bontà con la responsabilità nel lasciare un margine di autodeterminazione nella scelta individuale sulla singola decisione da prendere in capo all'uomo, fornendo uno strumento, virgolette, assistenziale, che è la sua grazia. Ma la grazia assiste, non sostituisce la libertà incondizionata del volere. Guardate che su questo ci sarà tutto un discorso nella criminologia del Novecento con padre Agostino Gemelli, no? Perché era venuta fuori da parte di Ferri, Carrara, questi sociologi criminali, l'idea che ci fossero i cosiddetti fattori di condizionamento extravolontario. Cioè in realtà il libero arbitrio era una costruzione artificiosa, buona per i teologi, ma molto cattiva per i pubblici ministeri e per i sociologi del diritto. Perché? Perché in realtà la volontà presentava tali e tanti fattori di condizionamento extravolontario di tipo etico, educativo, pedagogico, familiare, scolastico, formativo, le cattive compagnie, eccetera, eccetera, tale da rappresentare una forte capacità di, diciamo, agonistica rispetto alle controspinte inibitorie alla scelta criminale. Quindi padre Agostino Gemelli su questo intervenne pesantemente con una bellissima posizione a difesa del libero arbitrio, proprio partendo da questo argomento. Cioè guardate che se ha un senso l'ordine della creazione, ha un senso perché Dio ci ha lasciato la responsabilità individuale come base dell'agire per il bene, e non come automatica coazione al bene, perché sennò avrebbe creato un mondo di automi. Questa mi sembra una risposta, come dire, logicamente e anche metafisicamente convincente, la più convincente che ho trovato. Prego, padre Stefano. Ok, mi sono connesso. Sempre qualche problema io a trovare le cose. Allora, io parlo, mi collego al discorso che dicevi tu prima dell'aiuto spirituale, anche non del famoso tesserino da esorcista, ma di... A me è successo, ringraziando Dio, non era un esorcismo vero e proprio, ma di dover andare a fare delle messe, delle preghiere di liberazione con alcune persone, che poi fosse una realtà di fatto, nel senso che ci fosse qualcosa di reale, o fosse solo una loro... diciamo fattore psicologico loro, comunque la presenza del sacerdote che va a dargli una mano in supporto spirituale ha fatto sì che queste persone affrontassero la situazione e con un momento di preghiera mi dicessero: guardi padre, noi adesso stiamo meglio. Poi ripeto, non sono un esorcista, non ho praticato nessun esorcismo tranne qualche preghiera di liberazione, qualche padre nostro, padre Ave Gloria, quindi non è che abbia fatto grosse cose, però sull'esperienza personale che diceva prima la signora, non mi ricordo il nome, ma che condivido molto il pensiero, devo dire che io ho fatto queste esperienze e non sono tanto lontane, sarà poi un fattore di un paio di mesi fa,
e devo garantire che a volte la suggestione delle persone è molto più ipotetico che può essere effettivamente, magari, poi ringrazio il Signore che non ho ancora avuto queste esperienze esorcistiche vere e proprie, perché molto probabilmente non avrei dormito qualche notte, fosse successo realmente, ma è molto forte la parte psicologica, e quindi è un nostro compito, un nostro dovere, a prescindere, essergli vicino, almeno spiritualmente, ad affrontare queste loro problematiche, queste loro... Poi se ti capita nell'effettivo di trovarti dinanzi a qualcosa di più pesante, noi confidiamo in Dio e sarà Lui a darci le armi per poterlo cacciare. Sicuramente non io del mio potere personale, ma è Dio che siamo loro tramite, loro mezzi, loro suo tramite per cacciarli. Però bene, effettivamente è così. Grazie. Grazie, grazie. Della... tutto. Grazie Padre Stefano. Padre Alessandro da Roma, prego. Innanzitutto ringrazio il professor Introvigne per la bella lezione. È tutto molto chiaro. L'argomento che mi ha colpito è la visione beatifica differita. Su questa ho intenzione di realizzare in serata una tesina da inserire nei prodotti per il corso. Questo lo farò stasera mentre con mia moglie ci apprestiamo ad aspettare la mezzanotte davanti al nostro angolo bello. Mia moglie è cattolica, ma che ci posso fare? Non posso metterla al rogo. Mi dice Filippo che non sarebbe ecumenico. Quindi, come dice il finale di quel film, qualcuno piace caldo, nessuno è... Nobody's perfect. Boh, non esageriamo. Ascolta, no, ne approfitto per dirlo prima che qualcuno si disconnetta. Allora, bisogna fare questa tesina. Minimo una pagina, massimo due pagine. Le linee argomentative sono a scelta libera, però i temi sono tre. Quindi le prove filosofiche dell'esistenza di Dio, e quindi ciascuno elabora rispetto a quello che ritiene di aver capito meglio, di avere, e quindi gli argomenti ontologici, cosmologici, teleologici, fisico-teologici. Il primo filone. Il secondo filone è quello che abbiamo visto la settimana scorsa. No? E quindi il problema delle vere cause dello scisma del 1054, e quindi le ragioni della divaricazione, il filioque, la teologia trinitaria, gli sviluppi successivi. Il terzo, gli autori, quindi la filocalia, oppure se volete un autore della patristica greca. Scegliete voi uno di questi tre filoni argomentativi, e poi con calma tra due settimane li valutiamo insieme, li verifichiamo, vediamo un attimino come vanno le cose. Ovviamente chi non è interessato ad avere l'attestato, se non vuole fare questa tesina, che però ripeto è una cosa banale di una pagina o due, può anche non farla. Non è che noi obblighiamo a fare la tesina, però per dare serietà e anche una votazione per l'attestato e per la partecipazione profittevole al corso, dobbiamo dare questo segno di chiarezza e di serietà. Quindi chi non è interessato ad avere l'attestato può anche non farlo, ma chi invece vuole avere un attestato finale del corso, raccomandiamo di fare questa tesina. C'è una domanda ancora molto interessante, che è quella di quella di Ersilia, però mi pare questo tema che il diavolo è una creatura e quindi fa quello che Dio gli permette di fare. Ma sì, qui, guardate, qui è molto esemplificativo e secondo me paradigmatico una lettura critica del libro di Giobbe, no? Il libro di Giobbe contiene un po' la risposta a questo tuo interrogativo, no? A un certo punto il problema è proprio quello della differenza tra azione ordinaria e azione straordinaria del demonio, no? A un certo punto Satana suggerisce a Yahweh, dice: ma guarda, tu sei così convinto che quello lì sia un tuo
virtuoso come dire, eticamente perfetto contadino, ma guarda che se tu mi dai il permesso di tentarlo, io comincio a fargli morire le pecore, comincio a fargli venire una malattia alla moglie, a fargli morire qualche figlio, e poi vediamo se quello lì continua a lodarti, a dire che tu sei il Dio onnipotente, perfetto, di cui sei geloso, oppure se non si ribella a te e viene da me. E Dio gli dà il permesso. Ma l'interpretazione che si dà è sempre quell'ottica lì, cioè che è una messa alla prova, cioè che in realtà il dolore, il male, la sofferenza hanno un valore educativo di purificazione dell'anima, e diremmo noi da ortodossi di purificazione del cuore, e di, come dire, prefigurazione di meriti superiori per chi riesce a superare questa esperienza col male e col dolore e con la sofferenza. Prego, Michele. Io volevo ringraziare tutti per l'argomento veramente molto interessante. Volevo un po' fare puntualizzare due punti. Cioè adesso quello che hai detto proprio tu, Massimo. Cioè io penso che, essendo Lucifero, che poi è diventato Satana, una creatura di Dio, Dio non può intervenire per correggerlo, come se lui avesse sbagliato, a creare qualcosa di sbagliato. Però magari deve aspettare che lui poi ritorni di nuovo nella posizione originale. Ecco, in questo senso io vedo l'importanza che Dio manda il Messia per poter far sì che tutto possa essere riordinato, riprostato come prima. Questo è un punto che volevo un po', un mio pensiero, diciamo, condividere. Guardate, e poi, sì. E poi l'altra cosa, parlando un pochettino anche di queste situazioni di persone che a volte vengono possessate. Cioè, io ho avuto un'esperienza quando ero in Inghilterra, sempre con il movimento, un fratello, diciamo, che lavorava con me, all'improvviso ha cominciato a diventare un po' strano. Cioè, contava non a uno, contava a 5 a 5, a 7 a 7, a 15 a 15. E quando gli abbiamo chiesto come mai facesse così, questa all'improvviso, con una voce proprio grossa, profonda, diceva che lui era un antico egiziano, che lui era abituato a fare in questo modo. E da quel momento in poi è diventato molto strano. Cioè, io, essendo vicino, che lavoravamo insieme, ho avuto l'incarico di stargli vicino. Ma questo proprio girava la testa. Cioè, io non so come faceva, ma la testa gli girava da una parte all'altra. Io ero proprio scioccato. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una catena di preghiera, tutti quanti gli altri fratelli che eravamo lì, ininterrottamente per un periodo di tempo. E ha migliorato, poi non so se è guarito completamente, poi è ritornato in Italia. Questa è una buona esperienza che, cioè, con la preghiera può aiutare a liberare, non una preghiera specifica, una preghiera spontanea, però fatta in comunità, in un periodo continuo di un giorno, così due giorni. Questo volevo condividere. La preghiera in queste fasi agisce misteriosamente, sì. ma agisce. Sì, sì. Guardate, io ho un caso mio personale, ma poi anche di mia mamma. Mia mamma è stata due volte in coma. A Natale ha fatto il Covid e ieri mi ha chiesto come mai il ministro Garavaglia non è intervenuto sul presidente Draghi per far sì che ci fosse un'ordinanza del Ministero del Turismo che limitasse... Cioè, non so se vi rendete conto. Infatti gli ho detto: mamma, ma guarda che non so se credere. Quindi mia mamma è una che prega in modo maniacale, no? Sì. E quindi che la preghiera agisca misteriosamente in un modo che probabilmente tutte le culture, tutte le religioni e tutte le tradizioni considerano utile ed efficace, non sarà mica un caso che da 3.000-4.000 anni l'efficacia misteriosa ma straordinaria della preghiera garantisca comunque un sollievo, una speranza, una consolazione. E quindi, ragazzi, preghiamo, perché male non fa, anzi. Padre Gianni, prego. Sì, buonasera a tutti. Io sono nel mezzo di un temporale, speriamo che non cada la linea come prima. Volevo ringraziare il professor Introvigne, che seguo da quando ero bambino, lo conosco dalla trasmissione di misteri della Lorenza Foschini, non so se lui ricorda di questa trasmissione,
e non noto nessun cambiamento nella sua, diciamo così, onestà intellettuale, nel suo modo di esprimersi, lo ritrovo pari pari uguale, quindi sono anche un po' emozionato per la sua presenza oggi, che in qualche modo sembra un segno che nella, diciamo così, nella mia vita si ripresenta in qualche modo. Io ho sempre avuto un rapporto particolare con il mondo della, diciamo così, della spiritualità e anche quello per quanto riguarda il, diciamo così, la ricerca della veridicità della presenza di questo Satana, di questa, diciamo così, se fosse una vera e propria presenza fisica o solo esclusivamente sociologica in qualche modo. E, qualche anno fa mi è capitato un'esperienza di seguire una famiglia che aveva un ragazzo con particolarità, diciamo così, comportamentali strane, acquisite all'età di 18-19 anni, quindi fino a quel momento non aveva mai avuto problemi, e poi da un momento all'altro incomincia praticamente con la fobia verso le immagini sacre e puntualmente bruciava ogni cosa che era di, diciamo così, rappresentava un'immagine di santi o qualche altra cosa. E praticamente in questo soggetto, ecco, l'elemento fuoco comincia ad essere predominante e con la quale lui in qualche modo bruciava perché una voce gli diceva di farlo. Sta di fatto che praticamente lui era seguito da un padre qui, un padre francescano esorcista qui del Molise, e che in pratica, dalla quale si recavano settimanalmente per degli esorcismi. Io lo seguivo come naturopata con dei fiori di Bach, con altre tecniche, in quel momento, e sta di fatto che in pratica cosa succede? Succede che dopo anni di esorcismo, proprio mentre andavano da questo monaco, ebbero praticamente un incidente con la macchina, dove la macchina prese fuoco e solo lui si salvò. I genitori morirono praticamente incendiati nella macchina, cosa che lui a me diceva che prima o poi sarebbe successo, e che questa voce gli diceva che prima o poi sarebbe successo che i genitori sarebbero morti in questa circostanza e che solo lui si sarebbe salvato. E così praticamente andò. Quindi io penso che effettivamente, come ci insegna anche Gesù Cristo, Satana non è un effetto sociologico, ma è una entità ben strutturata e che ha le sue, diciamo così, prerogative, contro la quale ovviamente noi per primi sacerdoti o appartenenti comunque al clero, ma anche il cristiano e il fedele, deve lottare quotidianamente. Quindi sono fermamente convinto nella sua entità, diciamo così, personalistica e non astratta in qualche modo. E è un argomento che a me, diciamo così, appassiona molto, quindi ho anche tanti altri aneddoti. Poi nella vita, nella storia, le cose non avvengono mai per caso e quindi in qualche modo mi ritrovo dall'età di 12 anni, oggi ne ho 41, e quindi seguivo questa trasmissione, insomma, in qualche modo mi ha anche un po' appassionato. Quindi se sono entrato nella ricerca di questo, diciamo così, di questo mondo e di questo fenomeno, è anche un po' grazie al professor Introvigne e grazie alla trasmissione di cui ho fatto menzione prima. Quindi questo volevo raccontare, il mio avvicinamento all'età di 12 anni, ricordo quando seguivo questa trasmissione, 11-12 anni, non di più. E poi padre Amort e quindi tutta una serie di altre, diciamo così, conoscenze. Padre Cipriano, che era qui vicino a me, in un paesino vicino al mio, di Serra Capriola, padre Cipriano di Meo, che poi è morto recentemente. Quindi, insomma, tutta una serie di incontri che poi mi hanno portato oggi a scegliere l'ortodossia quale, secondo me, la vera via della fede. Cioè, ci credo fermamente in questa scelta. Grazie a tutti, bene. Auguro ai cattolici, grazie. Buona Pasqua. Sì, certo, grazie padre Gianni. Beh, questa realtà dei flash precognitivi era già molto nota, già nel Medioevo. Pensate che durante quel processo di cui vi parlavo per l'incantesimo che avrebbe fatto morire la regina di Navarra, la moglie di Filippo il Bello, la tesi dell'avvocato difensore era proprio quella. Cioè, ma no, non è che questa qui è morta così inspiegabilmente a 35 anni, giovane, bellissima, eccetera, per l'incantesimo, ma semplicemente lui l'aveva prevista perché aveva questi flash precognitivi. Quindi questa realtà era già ben nota e probabilmente diffusa anche nell'Italia del 300. Massimo, vuoi replicare
agli apprezzamenti di padre Gianni. Prego, Massimo. No, no, io penso che siamo andati avanti abbastanza a lungo, non so okay. poco, ma quindi mi unisco solo per i cattolici agli auguri di buona Pasqua e per gli altri auguri di, beh, prima o poi verrà anche la Pasqua ortodossa, ma auguri di buona domenica e auguri soprattutto di tenere duro in questo momento difficile con problemi Covid che durano molto di più di quanto ci saremmo aspettati, però per noi cattolici e ortodossi che crediamo nella Pasqua, io penso che la Pasqua ci dica che non è questione di vedere la luce alla fine del tunnel, perché lì bisogna dire con molta franchezza che non la vediamo, ma di credere nell'esistenza della luce. E nel momento in cui noi ci crediamo fermamente, ecco allora che la luce appare. Questo è il messaggio della Pasqua di Resurrezione. Affiancare a questo ministro magari un ministro che si chiami magari Carità, ministro con un cognome Carità, oltre che Spera. Allora io direi, nel salutare Massimo, ma adesso ci salutiamo anche noi perché è molto tardi, visto che è un piacere, è stato un piacere grande, io spero che non sia l'ultima volta che Massimo ci onora della sua... No, arrivederci allora, buona serata a tutti. Se c'è ancora qualcuno che vuole salutare Massimo, dirgli qualcosa velocemente e poi salutiamo Massimo. Prego, c'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa? Paolo? Grazie Massimo, è stato veramente molto interessante. Grazie, grazie, grazie. Bene. Allora salutiamo Massimo tutti insieme con un arrivederci a presto. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Arrivederci professore. Grazie, grazie di tutto, arrivederci. Arrivederci professore. Allora, buona Pasqua. Allora io direi grazie Max. Io direi di salutarci anche noi, se non ci sono altre domande, altre cose, chi vuole cominciare a fare quella tesina può cominciare a farla, chi vuole ovviamente l'attestato non è obbligatorio farla. Se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire, altrimenti ci diciamo buon appetito e buona Pasqua per chi è di rito latino. C'è ancora qualcuno? Prego Paolo. Sì. Prego. Noi dal Vangelo sappiamo che Gesù a un certo punto guarisce un epilettico, sì. Dicendo che questo tipo di demoni si può scacciare solo col digiuno e con la preghiera, in quel caso se non mi sbaglio. Sì. Mi sembra che in questo momento, in questo modo dica anche che ci sono vari tipi di demoni ovviamente. E un'altra cosa, è interessante notare il fatto che l'epilessia oggi è una malattia che viene curata dal punto di vista medico, attraverso anche la chimica e addirittura anche la chirurgia in certi casi. E quindi è ovvio che il fatto che Gesù ci dica che una malattia venga... che ha una conseguenza fisica, venga provocata da un demonio, da un demone, implica il fatto che i demoni possono agire sul fisico delle persone addirittura. Certo. C'è un'azione straordinaria sensibile e c'è un'azione straordinaria interiore, cioè può avvenire sia attraverso gli organi corporei, cioè le varie funzioni fisiologiche del corpo, oppure attraverso mezzi di vessazione esterna, quindi... Esatto. Gestioni, allucinazioni, deliri, eccetera. Là è interessante la cosa che dice Paolo, padre Paolo, perché questo ci dà modo di capire che nel Vangelo, per chi sa il greco, no? Si parla chiaramente di possessione diabolica. Cioè Gesù distingue, ci sono 7 episodi di esorcismo nei Vangeli. Gesù, quando parla di guarigione... epilettico, lo dice espressamente che è un epilettico. Quindi una delle caratteristiche essenziali di riconoscibilità è questo uso del termine eis demonizomenos, cioè quando uno è indemoniato, scusa Elena ma ti devo disattivare l'audio perché si sente tutto, quando Gesù
libera, fa uscire, espelle la presenza demoniaca, l'ho precisa. Ci sono altri casi in cui c'è la guarigione, cioè il sordo muto, il muto epilettico, no? In cui si precisa che è una malattia. Quindi questa cosa di puntualizzare che invece in quel caso lì si tratta di una liberazione da un demone è una delle caratteristiche per le quali appunto noi possiamo pensare che ci sia questa, come dire, fondazione esorcistica nel Nuovo Testamento in cui Gesù si presenta come esorcista, anche come esorcista. E la funzione esorcistica, non a caso, nelle apparizioni dopo la morte e resurrezione, viene annunciato questo potere, questa investitura di scacciare i demoni ai discepoli. Quindi è evidente che questa funzione di discernimento, di distinzione tra la malattia fisica, la malattia psicologica e la malattia spirituale, e nel secondo caso il regno di Satana, sia come azione tentatoria ordinaria, sia come azione straordinaria, vessatoria, possessoria, infestatoria, Gesù già la precisa, la distingue molto bene nel testo del Vangelo e poi soprattutto nella seconda lettera agli Ebrei, che vi consiglio di leggere, in cui è spiegata molto bene questa funzione di Gesù che è venuto per scacciare la potenza di Satana. Quindi vedete come nel Nuovo Testamento c'è un po' più di materiale, effettivamente nell'Antico Testamento c'è ben poco, sia su Satana che su Lucifero. Dobbiamo fare riferimento quando facciamo una preghiera di liberazione, quando abbiamo un fratello che ha bisogno di un aiuto e vi assicuro che serve, no? Sempre fare riferimento maggiormente al Nuovo Testamento. E ai rituali che, se volete, vi mettiamo a disposizione, che sono quelli tradizionali, che sono tra l'altro in larga parte comuni sia alla Chiesa Cattolica Latina che alla Chiesa Ortodossa. Ci sono altre domande? Poi ci salutiamo. Marco Barra, tutto a posto, tutto chiaro? Vi è piaciuta la lezione? Sì, bene. Sì. Moltissimo. Laura? Anche se scusa. Io rifletto generalmente più su quella che è la propria responsabilità rispetto di concentrare l'attenzione sul maligno o su figure esterne che possano compromettere il nostro percorso, è più il nostro modo di accettare o meno la figura del bene o del male nelle nostre scelte, quindi quella che è la responsabilità nostra generalmente nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, ma anche nelle grandi scelte, nelle scelte più di come progetti a lungo termine. Quindi quando sei un uomo fa del male o commette qualche tipo di azione malvagia, io stento un po' a dire mannaggia il diavolo mi ha fatto sbagliare o io per colpa del demonio sono caduto in tendo più a voler ricercare la responsabilità solo in me stesso e non in un'entità esterna a me. Questo è genere. Ma guarda, Agostino, come ben sai, Agostino dice che la più grande astuzia del diavolo è questa, no? E cioè quella di far pensare che in realtà è tutto un problema interno all'uomo e che lui non esiste, no? Questa è, secondo Agostino, la più grande forma di seduzione diabolica, far credere che non esiste. E quindi agire con maggior disinvoltura e maggior sensibilità. Ovviamente è la posizione di Agostino, la cito perché, come si dice, l'autorità dei padri. Prego, chi è che non abbiamo ancora sentito? Ambrogio, prego Ambrogio. Molto interessante l'argomento trattato, perché questa, io sulla questione dei demoni intesi come una visione antropomorfa del male, perché sono cioè, tutte le costruzioni, ma lasciando stare gli aspetti teologici e quelle che sono molte condizioni psichiatriche, perché di fatto poi alcuni atteggiamenti hanno poco di demoniaco e molto purtroppo di patologico dal punto di vista psichiatrico. Ritengo che comunque il concetto di male
è insito e connaturato nel nostro essere. L'uomo di fatto si porta dietro quella componente malvagia, come si porta dietro quella componente divina con la quale poi tutto sommato dovremmo alle volte confrontarci. Poi su quella che è tutta la pratica degli esorcismi, io ho sentito spesso, ho seguito, ma per curiosità, padre Amort, ma oppure Monsignor Milingo, che era ritenuto un esperto del mondo demoniaco e compagnia, e poi ci troviamo praticamente a celebrare un matrimonio con una setta, cioè a quel punto, ma non perché l'uomo Milingo rappresenti, è una gestione del potere legata a una cosa che Milingo rappresenta, quel trend di union tra una cultura tribale molto simpatica in Africa e altre questioni, ma la Chiesa Cattolica in questo si è espressa nel tempo con tutta una serie di cose. Concludo perché è anche tardi, solo una cosa, per quanto è il mio convincimento, l'aspetto del maligno noi ce lo portiamo dietro, è ontologicamente connessa all'identità umana. In questo concetto dualistico di bene e male che si combatte, poi c'è una rappresentazione di vario tipo che va, che te voglio dire, da alcune amenità raccontate da padre Amort, per me, per carità, o altre cose ancora più assurde di Milingo, e quello che invece è il concetto di possessione demoniaca. È una cosa su cui riflettere molto, perché categorie o categorizzazioni con aggettivi, situazioni, riguardando un qualcosa che, tra virgolette, non esiste, perché cosa c'è di peggio? Di pensare allo sterminio in nome di una religione. E la Chiesa Cattolica in America Latina le hanno fatte. E cioè, che cosa c'è più di demoniaco di una cosa del genere? Intere civiltà dell'America Latina distrutta. Cioè, non lo so se poi si può parlare dell'azione del demonio legata alla singola persona, a un comportamento che poi rappresenta una sfera di un set di valori. Su quello che è la dimensione demoniaca e compagnia, io avrei molti dubbi a livello personale. E indagherei più nell'animo umano, in quell'aspetto che sta all'interno di alcune situazioni dove il bene e il male poi rappresentano nell'inconscio quella parte dell'anima che non riusciamo a gestire in maniera opportuna, è lì che forse la lotta tra il bene e il male si manifesta, e probabilmente si può pensare a qualcosa che non attiene a questo mondo, ma a qualcosa di diverso per il quale il demonio si può divertire. Questo è tutto. Molto bene, grazie Ambrogio. Elena, prego. Ciao, mi sentite? Allora, perdonatemi, però quello che volevo dire io a me sembra molto importante. Prima di tutto ho sentito quell'episodio di cui ha parlato Gianni, ma non mi ricordo se credo fosse stato lui, di quella famiglia che è morta nell'auto, bruciati, eccetera, mentre lui si è salvato. E poi l'episodio di Max Giusio che riferiva la morte della moglie di Filippo il Bello, che è morta a 35 anni, stranamente dopo che qualcuno aveva detto che probabilmente poteva morire. Allora io qui voglio dire due cose semplicissime che fanno parte della fisica moderna. Nel senso che ormai molti scienziati, molti fisici, ma anche spiritualisti, persone che comunque hanno vissuto le esperienze mistiche, che possono essere anche non soltanto sacerdoti cattolici o altro, ma anche sciamani, come accade in diversi paesi che noi riteniamo primitivi, mentre invece non lo sono,
succede che la realtà si materializza sulla base proprio del pensiero dell'uomo, perché questo ormai è stato già stabilito dai fisici. L'uomo è ciò che pensa, e se io penso continuamente una cosa, quella cosa arriverà un momento in cui davvero si realizza. Non lo dico io, ma l'ho letto tante volte, ho letto anche un libro di un certo John Perkins, che ha vissuto un'esperienza per diversi anni nella foresta amazzonica con degli sciamani, e da questa sua esperienza ha scritto questo libro, per cui non vi dico, è troppo lungo sapere chi è questa persona, però è un personaggio particolare che anche nella politica è stato, eccetera eccetera. Però questo che voglio dire io, che questi due episodi non possono essere degli episodi su cui non si può riflettere. Io mi sono meravigliata che il professor Introvigne non abbia speso una parola per quello che aveva detto sull'esperienza di questo sacerdote, che effettivamente l'ha vissuta attraverso la conoscenza di quella persona, che effettivamente questa cosa è accaduta. E siccome io posso dirvi anche una cosa di cui non voglio però veramente parlare, ho avuto nella mia famiglia una sorella che ha sofferto tantissimo di queste cose, perché aveva la paura del demone e andava dalle chiromanti. La vita di mia sorella è stato un inferno, poi è morta per tutte le medicine che i medici gli hanno dato, e quindi capisco bene come si possa arrivare anche a questi punti. Chiudo qua e vi ringrazio, che sia vero o non sia vero, questo io lo voglio dire, perché effettivamente ho studiato alcune cose che mi hanno... E poi c'è anche un'altra cosa, scusi, ma il fatto che la scienza ha ritenuto, con gli esperimenti che hanno fatto ultimamente con la particella di Higgs, che si riteneva che, che la materia viene dall'energia, e la mente dell'uomo è anche energia, Dio è energia, tutto ciò che esiste in questo mondo è energia. Quindi se facciamo questo piccolo confronto, qualche cosa di vero ci dovrebbe essere. Perdonatemi, e vi saluto e buona Pasqua a tutti. Chiudo. Va bene, grazie Elena. Se fosse così facile, devo dire, se non fosse così difficile, pensate all'ambito politico, quanta gente morirebbe giovane. Se veramente fosse possibile fare queste cose qui, pensate con il livello di conflittualità politica che abbiamo, quanti incantesimi di quel tipo verrebbero inflazionati. Comunque, vabbè, a parte gli scherzi, allora, se non c'è più nessuno che... Però guardate che questa cosa qua di Filippo il Bello è veramente strana, perché non so, gli è morta la moglie a 35 anni, ma è morto lui a 40, che stava benissimo, dopo la maledizione di De Molay, un mese dopo è morto il Papa, e due mesi dopo è caduto da cavallo lui, e poi è morto dopo due mesi di coma, a ottobre di quell'anno lì, 1314. Quindi guardate che queste cose qui, quegli anni lì, sono davvero un po' strani, da quel punto di vista. Quindi effettivamente si vede che in quegli anni l'equilibrio cosmico, forse dovuto anche alle pandemie, alla peste, funzionavano meglio, c'era una capacità di sviluppo più adeguata. Un saluto finale a tutti, c'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa? Anche San Pietro negli Atti degli Apostoli fa morire due. Assolutamente sì, ma poi taglia anche l'orecchio. Si fa troppi problemi di non violenza e di pacifismo. Allora, c'è qualcuno che non è intervenuto? Vogliamo salutarci? C'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa? Buona Pasqua a tutti. Ci limitiamo a salutarci, facciamo ancora gli auguri. Ok, allora ciao a tutti, a sabato prossimo. Non ho visto oggi il professor Petku, vedremo di cosa parlare sabato prossimo. Chi ha voglia di cominciare a scrivere, comincia a scrivere. Sì, sì. Ciao a tutti, auguri. Arrivederci a tutti, buona Pasqua. Auguri a tutti, buona Pasqua. Buona Pasqua.